Buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova diretta sulle ali del Bruco. Questa sera abbiamo un ospite che non si fa vedere da un po'. Sono molto contenta che sia tornato perché la scorsa volta ci aveva tantissimo stupito con le sue tesi sull'albero della vita. Questa sera torna con. Un nuovo lavoro, una nuova teoria che adesso stasera ci racconterà con un libro che è proprio fresco, fresco, fresco di stampa. Il titolo è Il Terzo Testamento. Diamo il benvenuto a Davide Ramunno. Buonasera Ciao a tutti, buonasera, buonasera. Buonasera, si, Davide. non ce io, eh? non ce l'ho neanche io. <ride> Buonasera Davide, bentornato, si configura una diretta alquanto tumultuosa devo dire stasera, il preascolto è già stato abbastanza vivace, vediamo se, se riusciamo anche con il resto della puntata dai. No, è, ma sì. infatti io sono felice, mi, mi sento come in una striscia la notizia del bene però e della cultura, e mi mettete mette già di buon umore. Bene, <ride> bene. Bene, 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 noi, e noi siamo molto contenti anche perché conoscendo insomma come ti approcci no, a tutte le tue ipotesi di lavoro, stasera ne sentiremo delle belle, ci farei di ogni, anche... Di ogni. No, di, di ogni, di ogni, ne sentiremo di ogni. Sì, di ogni. Allora, io partirei proprio con, eh, è una domanda un po' classica però, diciamo per iniziare questa nostra chiacchierata, con questo titolo che tu hai dato al libro che è Piuttosto emblematico, il Terzo Testamento. Che, che, cosa, che cosa significa? Perché questo titolo? Allora ti ringrazio della domanda, eh, come fanno i politici in genere prima di fare <ride> i loro discorsi, no? E tra l'altro a Draghi non le faccio manco le domande, ma comunque eh, il Terzo Testamento ovviamente va a inserirsi dopo l'Antico e il Nuovo Testamento, e, diciamo che. La, la riflessione nasce inevitabilmente dopo gli ultimi quattro anni in cui siamo stati condotti mano per mano, per mano insomma, mano nella mano, ecco, dal, dall'avvocato del popolo e poi dal banchiere del popolo e poi, insomma, da, dalle, dai sottoprodotti che ne sono seguiti successivamente verso quella che viene chiamata l'Agenda 2030, no? Ehm, Ecco, diciamo che l'agenda è una parola che ultimamente quindi va un casino, non mi riferisco soltanto all'agenda eh, rossa del, del compianto magistrato Paolo Borsellino, quella che Antonio Labarbera non aveva mai visto e poi improvvisamente si era trovata sei mesi dentro il suo ufficio. Eh, ecco, l'agenda ONU 2030, quindi parliamo di un'istituzione. No, quindi non di, di, di cospirazionismo o di qualcosa che non è ufficiale e che dovrebbe guidare l'umanità verso una nuova, una nuova era. Mm. Ecco, a parer mio, in base alle, agli studi e anche ai film che, che ho visto, eh, sembra evidente che noi siamo entrati già in una nuova... In quest'era, insomma, siamo già entrati in questo nuovo testamento, quindi il terzo testamento, che va a inserirsi proprio nel retaggio mh, delle religioni, diciamo, abramitiche. Ecco, mettiamola così. Il problema qual è? È che le tre religioni, mh, diciamo, dominanti sul pianeta, perché poi ve ne sono diverse, o quantomeno, diciamo, le religioni abramitiche, quindi l'ebraismo, il cristianesimo, l'islam, vengono anche definite come le religioni del libro. Sì. Ecco, questo diciamo può essere fuorviante per noi finti uomini moderni, finti uomini e donne e qualcos'altro moderni, perché appunto le persone non leggono più i libri <ride> e quindi eh, inevitabilmente in un'eventualità un eve, di una nuova religione molto difficilmente, questa troverebbe sostanza. No, in delle pagine. Tant'è vero che la stessa Agenda 2030, che era uno spoiler, no? Su uh, Agenda 2030 non è, non è un libro, sono dei protocolli che eh, piano piano stanno cercando di, di realizzare eh, tra un DPCM, un decreto-legge, delle normative pseudo-europee. e eh... Detto ciò, quindi facendo un passo, facendo un passo indietro, nel ventunesimo, con, con, non, so non so come dire, senza, se come, per, per aggirare diciamo, l'algoritmo, però diciamo che dal settembre del 2001 in poi, e a quello che è accaduto in quel, in quel fatidico giorno, il mondo non è più stato lo stesso, nel senso che la realtà, l'essere, è stato praticamente sostituito da una fiction, una fiction terribile con degli attori scadenti. E con una sceneggiatura assai inverosimile, ma che ciò nonostante è diventato appunto dominante, no? è stata impiantata nell'incoscio collettivo. C'è stato, per parafrasare il buon Roberto Quaglia, uno scisma ontologico, cioè la realtà e chiaramente la verità sono andati verso un binario e noi purtroppo siamo stati condotti in un altro binario. Hollywood ha fatto direttamente irruzione nelle case nostre. Perché il, eh, il confine tra la fiction e la realtà, appunto, è stato, è stato perso, no? definitivamente, uh -huh. è stato infranto. E, ed è quindi su questo che vuole eh, diciamo, essere costruito questo, questo, questo discorso, no? questa indagine. Perché di indagini si tratta, no? questa è la conclusione a cui sono arrivato io. Magari altri eh, hanno dei dati che possono correggere o smentire la, la mia tesi. Cioè che in sostanza l'impero dominante, ancora non so per quanto, ancora comunque quello americano, eh, ha fatto il lavaggio del cervello al mondo con una macchina di, 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 della propaganda totalitaria attraverso proprio il cinema. Ora, questo uno dirà non è, eh, insomma, ci sta che, eh, che ci sia la propaganda, c'è sempre stato, no? Con più mm. o meno. Diciamo i gradi di intensità, ecco, però ehm, quello che è stato costruito da Hollywood, nella fattispecie attraverso i Marvel Studios, non si è mai visto nella storia di tutto il cinema, perché parliamo di una galassia, di una cosmogonia, anzi. Eh, che ha, che ha coinvolto centinaia di film, no, centinaia no, però, cioè se andiamo a considerare le, le, gli episodi delle serie tv, eccetera, però quasi, se arriviamo al centinaio, però diverse decine di film tra loro collegati, nonostante eh, inerissero a registi, eh, sceneggiatori, produttori, comunque diversi, e che hanno costruito sostanzialmente una trama cinematografica, quindi proprio una vera e propria cosmogonia, no? Attraverso dei supereroi, quindi attraverso sostanzialmente degli influencer, che hanno veicolato dei precetti di, della famosa agenda 2030 di cui ho accennato prima, ma non solo, ma non solo. Cioè, in sostanza, la mia tesi è che attraverso i film dei Marvel Studios, la Marvel è stata comprata dalla Disney, no? La Disney è la stessa che ci ha proposto eh, Biancaneve, non proprio Bianca come la neve, piuttosto che Cenerentola con, con l'estetica le, le, di Michael Jordan. Quindi, fino a, fino a questo punto, la, quando la propaganda è così evidente, ovviamente non, non fa presa ed è il motivo per cui adesso le fiabe della Disney non se le vede più nessuno. No? Ecco, mentre invece... Con la Disney almeno fino a qualche tempo fa, no è stato fatto invece un lavoro molto di fino, un lavoro addirittura scientifico, e per scientifico intendo dire la scienza dei nazisti. Eh, vedremo poi dopo nel dettaglio perché, perché ho detto ciò: sì, sì. ecco, eh, eh, Davide, eh, anche la copertina. Anche la copertina dà, sì. dà l'idea no? di, 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 eh, di questa cosa che ci stai raccontando. Eh, possiamo dire in sostanza che, eh, come dicevi appunto, eh, il libro come oggetto, no? come, come radice da cui attingere eh, i dogmi o comunque la, la religione di appartenenza non funziona più. Bisognava, bisogna trovare un altro metodo di controllo che sia più adeguato alla società in cui viviamo adesso, che è una società che appunto non legge, che ha ritmi diversi, intendi questo? Sì, esat è esattamente questo, noi esattamente come i pesci in un acquario non siamo consapevoli del fluido in cui siamo immersi, no? E così oggi è la propaganda. La propaganda è così invisibile, tra l'altro a tal proposito, io ho anche letto dei libri del, del buon Giulietto Chiesa, dove spiegava proprio come la forza della propaganda americana, al contrario di quella fascista e nazista, eh, abbia fatto presa velocemente proprio perché è invisibile, proprio perché è impercettibile. Noi tutti abbiamo vissuto il sogno americano, abbiamo vissuto da coloni schiavi, come invece fossimo cittadini americani, no? come fossimo partecipi del sogno americano. In realtà, eh, e questo ci ha impedito, ci ha inibito di vedere quello, quello che poi è venuto quando l'impero è diventato quello di Star Wars, <ride> giusto per restare nel tema, no? Quindi quello nero di Darth Vader, ecco, per intenderci. Detto ciò, il, um, il problema è che avendo utilizzato degli influencer di spessore, di un innegabile talento e carisma, bellezza, insomma, dei veri supereroi anche proprio, no? In questo caso per parafrasare il buon Max Pezzali, visto che le facce di Vogue sono diventate dei miti no? per noi, no? erano quelli i nostri eroi. Sì. Ecco, sono stati utilizzati per quella che non voglio esagerare, ma è a tutti gli effetti un'arma di distruzione di massa, che è appunto la, il cinema. Ecco, io nel, questa, la copertina l'ho disegnata io proprio perché non volevo delegare ad altri il. il Diciamo la simbologia, e ho cercato di riportare un attimo, attraverso l'uso di determinati colori o simboli, di svelare il beneficio che era nascosto dentro, dentro ogni supereroe che è stato eletto a Pantheon postmoderno. No. Sì. E, e adesso poi lo, lo, andremo a vedere, lo andremo a vedere nel dettaglio, ma prima. Ma prima Voglio fare un salto nel passato perché è il modo migliore per capire il presente e andare a guardare nel passato, in primo luogo, perché è del presente sapete benissimo che è assai difficile parlare, eh, perché appunto la censura oramai è stata delegata anche a appunto, degli algoritmi. No? E mentre c'è il passato, fondamentalmente, chi se ne frega no? è, è morto, pe pensa tendenzialmente le persone. No? E invece la storia, lo spirito del mondo, ripropone sempre determinati schemi sempre determinati cicli, e non solo perché la razza umana eh, è comunque schiava da un'elite che sembra proprio che si, eh, diciamo, propaghi con una longevità incredibile, no? Cioè, eh, diciamo che ci sono delle famiglie che da secoli eh, orientano, orientano il, il, il parte del cammino del mondo, ma proprio perché appunto gli esseri umani, in quanto neuroni di una medesima supercoscienza, sognano ciclicamente le medesime cose. Quindi, il passato non è un cimitero di relitti, e, e ogni tanto viene rievocato quando, quando determinate premesse sono mature. Quindi, certo. eh, questo, questa è la, è la mia tesi, diciamo, filosofica filosofica di fondo. Ecco questa agenda. Questa agenda per consacrarla a Vangelo per consacrarla a Vangelo sì. eh, doveva essere ammantata della stessa estetica di uno stesso impianto dogmatico ovviamente quale quello delle religioni no certo. perché la politica non basta a se stessa e questo i romani se ne sono resi conto nel primo secolo d.C. quando Ricordiamo nel 70 d.C. il Tempio di Gerusalemme venne distrutto, e i Romani avevano capito che per portare non pace, ma quantomeno tregua, riuscire a subordinare una volta per tutte quel, le, le, i popoli di quella terra, avevano capito che finché il Tempio sarebbe rimasto in piedi, <ride> eh, sarebbe sempre venuto fuori un pretesto di disordine e di caos, no? e ecco, si erano anche resi conto di come eh, tutti i popoli, però, si erano, nel contempo si erano resi conto di quanto una religione fosse efficace come strumento, come medium per controllare il popolo. E quindi eh, diciamo che venne partorita, venne generata insomma una nuova religione che si iscrivesse nel retaggio ebraico, ma che fosse più universale così da abbracciare tutti gli imperi, tutte le civiltà e i popoli assoggettati dall'impero romano. Oggi diremmo una religione più inclusiva. Ecco, questo è... Ovviamente noi, specialmente poi noi italiani, in quanto noi mediterrani, eh, siamo portati a credere che sostanzialmente il cristianesimo sia un upgrade, eh, perché se non parli in inglese, insomma, non sei nessuno oggi, no? sia un'evoluzione dell'Antico dell Testamento, sia un, uh, quindi un, un capitolo 2 dell'ebraismo. In realtà il cristianesimo è molto, ma molto di più, perché all'interno del cristianesimo sono confluiti diversi culti, eh, in primo luogo quello egizio. Eh, ecco, innanzitutto perché quello egizio? Andiamo a fare anche proprio qualche... facciamo. Insomma, la signora in giallo della situazione, no? Eh, se pensiamo anche a Gesù, insomma, il Gesù, limitiamoci al Gesù dei Vangeli, quindi a quello, a quello quindi non alle versioni alternative o alle, o alle analisi filologiche di Giuseppe Flavio, eccetera, no, anche se poi comunque ci potrà dare una mano. Ma pensiamo al corpo eh, assente di Cristo nel sepolcro. Che cosa è stato trovato? Sono state trovate delle bende, no? Ecco già il, le bende lasciano intendere quindi che Gesù fosse stato quindi bendato ben esattamente come facevano i gli egizi con uh, gli egiziani appunto con i morti, no? Quelli specialmente più importanti. Ecco questo è un particolare che è sempre stato ignorato da, da, da tutti, nessuno ci ha mai pensato. Era sotto il nostro naso, no? E, oppure pensiamo al, al fatto che Maria, Miriam fosse un nome egizio, no? Eh, e questo senza entrare nel merito dell'indagine poi eh, condotta da Alessandro e Alessio De Angelis in merito all'identificazione all tra Maria, la mamma di Gesù, con Miriam, Mariamne, la, la terza moglie di re Erode, imparentata secondo le ricerche appunto di Alessandro e Angelis, proprio alla famiglia di Tolomei addirittura alla stessa Cleopatra, no? Eh, no? Il fatto che Maria eh, dopo, insomma, quando ha, ha fatto ha fatto le valigie no, col trolley e è andata direttamente in Egitto no, per evitare che il figlio venisse ucciso, è andata in Egitto, no? Quindi esattamente come in Beautiful, che cosa succede no, quando uno quando la, quando la moglie litiga col marito? Che va dalla madre, no? Cioè ci sta come, come riflessione andare, dov'è che va? Va in Egitto. Però, ironia a cioè. parte, pensiamo anche al concetto del giudizio Oltre alla morte, dell'immortalità dell'anima, queste non appartengono all'ebraismo, che non ha niente di trascendente per quello che riguarda l'Antico Testamento. E quindi a noi ci interessa il Pentateuco, no? Eh, poi, con la Cabala e tutta la narrativa che è stata aggiunta dopo, eh, okay, è un altro discorso, ma limitandoci all'Antico Testamento, non esiste una metafisica, no? Eh, questo è il punto. Oppure pensiamo al fatto che Gesù. Molto verosimilmente faceva parte del, del clan dei terapeuti che a loro volta erano eh, attigui agli esseni. No? Eh, proprio eh, questo, sono tutti, sono tutti indizi che ci vogliono dire che la figura principale del cristianesimo era, eh, veniva dall'Egitto. Eh, pertanto era inevitabile che anche la cultura egizia. No, sarebbe stata poi eh, sarebbe confluita all'interno poi del, del, del cristianesimo pensiamo anche al culto della, della donna della mamma col bambino quindi Iside e Horus che è stata poi rinnovata con eh, Maria e appunto Gesù eh, ecco quindi il cristianesimo doveva essere inclusivo doveva essere universale doveva eh, essere però anche nel contempo non solo universale ma eh, propedeutico per non voglio dire regime però per, per diciamo mantenere appunto l'ordine per mantenere l'ordine motivo per cui la stessa figura di Gesù è stata molto molto livellata no è stata ehm, Idealizzata, è stata disumanizzata, pensiamo e sono stati accentuati volontariamente alcuni aspetti, no? Pensiamo anche all'etica del porgi, l'altra guancia. In realtà eh, diciamo che eh, andando ad analizzare anche poi il contesto di quel periodo, è assai di, oh, pensiamo all'immagine all dell'arresto di Gesù, dove vanno centinaia di soldati, è assai inverosimile che i romani mandino centinaia di soldati per fermare una persona che dice ragazzi se vi dovessero menare no, porgete l'altra guancia no?". cioè c'è è è è stata venduta una versione banale di Gesù no? quindi era un leader politico a tutti gli effetti e molto verosimilmente eh, è stato forse proprio anche il so sommo sacerdote nel Tempo di Gerusalemme se no non sarebbe nemmeno potuto entrare nel nel Tempio in determinate aree, no? Quindi, molto velocemente, era proprio quello Joshua Ben Gamla che è diventato poi sommo sacerdote nel 63 d.C., eh, insomma, come documentato appunto dal, dal, dal buon Alessandro e, e il figlio de Angelis, no? Ecco, però andiamo nel... nel, nel quindi, doveva il, il cittadino attraverso questa religione, doveva essere mansueto, doveva essere resiliente. Ecco, chiaramente la parola resiliente non era, non era ancora stata coniata, anche perché eh, Mario Draghi non era ancora nato, no? Forse. Però, eh, forse non è detto, però eh, diciamo, diciamo che la differenza che passa tra resiliente e martire no? è, assai, è, è assai sottile, no? Eh, però il punto è che non solo quindi i cittadini dovevano essere resilienti, no? Eh, ma non dovevano vedere chi tirava le file del potere. Questo è, è molto importante. Quindi, se noi andiamo a vedere eh, chi veniva, chi era, dio, eh, chi era il Dio degli ebrei a, a quell'epoca? Nessuno lo sa, no? Non poteva essere pronunciato, non poteva essere rappresentato, no? Queste sono delle informazioni, cioè la mancanza di informazioni, il fatto che non potesse essere rappresentato, eccetera, ci fanno capire che certe figure dovevano restare appunto nell'ombra. Non certo. solo necessariamente per questioni magari biologiche, no? Che io posso anche considerarle, ma per, semplicemente per il fatto che il popolo non doveva sapere chi tirava le fila del, del potere. Però, noi comunque abbiamo degli indizi molto importanti, e da questi indizi noi ci possiamo rendere conto che quella ehm, presunta divinità, eh, diciamo, è la stessa che viene adorata oggi. E faccio un esempio concreto, visto che stiamo parlando dell'agenda globalista, no? dell'agenda quindi 2030 di duemila anni fa, no? Così che poi dopo possiamo capire oggi, no? certo. le, 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 le stesse identiche logiche, no? Ecco, io ehm, ti, ti, ti chiedo Francesco se puoi recuperare eh, un'immagine che è quella dei due euro. E voi direte ma cosa c'entra l'immagine dei due euro? Adesso ve lo spiego subito. Allora, questa è, una, è la moneta da 2 euro. Eh, in cui si vede appunto Europa. Allora, più o meno tutti conoscono il mito di Europa, in sostanzialmente per dar ragione quindi a coloro che ce l'hanno con il patriarcato, eh, appunto si tratta di uno stupro fondamentalmente, no? della bellissima Europa eh, operato ad opera di chi? Quindi chi è, è l'autore? È Zeus che ha preso le sembianze di un toro e questo toro mettiamolo un attimo da parte. No? Ecco, se noi andiamo a vedere duemila anni fa il Tempio di Gerusalemme, considerate che il Tempio di Gerusalemme era a tutti gli effetti l'equivalente della Banca Centrale Europea, no? Perché, non solo perché all'interno del Tempio di Gerusalemme erano stipati eh, immensi quantitativi d'oro, eh, argento, insomma, eh, avvenivano un sacco di transazioni nel Tempio, ma proprio perché lì, vi era, lì, quello era proprio il Tempio, ancora più che di Dio, chiunque egli fosse, dei banchieri, ossia, e cambia valute questo perché c'erano diverse valute in quella terra ma do, tutte dovevano persino quella romana con l'effigie di Cesare doveva essere cambiata con un siclo di conio ebraico no? ecco tra i sicli eh, scusate tra le monete più ehm, diciamo importanti oltre allo eh, shekel ebraico c'era quello della Fenicia più o meno la Siria insomma di tiro o meglio in provincia di tiro che era eh, del, del posto che si chiama pneumatico ora cosa c'entra tutto ciò se noi pensiamo al discorso sulla montagna di Gesù quello dove sostanzialmente che forse è, è proprio l'anima del cristianesimo no beati po ecco partiamo dall'inizio non la faccio tutta faccio solo la prima frase no beati poveri spirito che se fosse veramente così allora l'antipapa bergoglio eh, sarebbe veramente degno di essere il papa no perché più povero di spirito lui è difficile trovarlo no? come come disse franco battiato eh? quindi è colpa di battiato ma eh, in realtà se noi andiamo a vedere il greco perché l'originale era appunto il greco nel vangelo di eh, giovanni no? eh, la parola non è pneuma che può volere che chiaramente pneuma è anima spirito no ma è pneumatico. Quindi beati i poveri di pneumatico. Che cosa vuol dire qua Gesù? Non si riferisce chiaramente a Schumacher e alle, alle gomme, ma si riferisce a coloro che erano poveri di quella moneta, cioè in sostanziale chi pensava poco a, al, a, 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 ai soldi. No? Eh, non che i soldi venissero demonizzati in sé, anche perché vi sono diverse parabole sui talenti, eccetera, eccetera, in cui... Il problema non sono i soldi, anzi rimprovera anche eh, cioè una, una parabola che lui per esempio cita, rimprovera chi non ha saputo fare un corretto investimento. Il problema, sono, il problema fondamentale è l'usura, considerate che il tasso di cambio arrivava anche fino al 30%, quindi quello non è un tasso di cambio, ma è a tutti gli effetti eh, usura. No? E quindi attraverso, attraverso il tempio... Attraverso il tempio e l'architettura la, la, usuraia che era dietro, il popolo veniva reso schiavo. Ed è per questo che Gesù si incazza nel tempio. Questo è il motivo per cui lui molto probabilmente è stato condannato a morte. No? Per non farcelo vedere, questo episodio è stato spostato molto verosimilmente. Ovviamente non, non, non dico al 100%, perché non eravamo lì duemila anni fa. Ma è stato spostato alla fine è stato spostato dalla fine della sua vita. Questo Joshua Ben Gamala viene in teoria ucciso, poi, se si riesca a salvare, è, è, è un altro capitolo. Eh, ma diciamo, viene spostato dalla, eh, dalla, dalla fine della sua vita all'inizio della sua predicazione, no? Sì. Considerate, sì. infatti, che quando Gesù, al Tempio, rovescia il tavolo delle, dei cambi a valute, fa una profezia. Che in realtà non è una profezia, è un po'. Sono un po' come i, le, 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 le ammonizioni del professor Orsini, che dice: Beh, ragazzi, eh, se andiamo a rompere le palle alla Russia, ovviamente poi finisce male. Non è una profezia quella, è una lettura geopolitica molto semplice, fondata ovviamente su, 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 su dati oggettivi che possono essere eh, contemplati da chiunque. No? E infatti, nel, dal, dal 68 d.C. al 70, quando è stato bruciato poi il Tempio, no? mancava, mancava poco. Quindi. Diciamo che Gesù aveva capito bene, chiunque, ripeto, egli fosse, aveva capito cosa sarebbe successo se non si fosse trovato un'alternativa, perché il problema non erano tanto i romani, ma, eh, ma loro stessi. No? Ecco, ma torniamo quindi allora alla, 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 alla moneta da 2 euro con il toro. Beh, noi abbiamo sì. parlato prima della, 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 della moneta di pneumatico, la moneta di pneumatico aveva tra le effigie proprio chi? Un toro. Nella fattispecie rappresentato da eh, Moloch, può essere Moloch piuttosto che Melkart, no? dipende poi dopo dal, 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 dalla cultura. Ma per coloro che hanno diciamo, anche sentito la lezione di, magistrale insomma, di, di Mauro Bino, eh, sanno che Moloch non è una divinità in sé e per sé, è proprio il concetto di olocausto no? che veniva richiesto da Jeluim. Eh, da tutti gli Eloim piuttosto che i Teoi, eccetera, no? che comunque però aveva la forma di toro. E noi sappiamo benissimo che Elil, eh, che manco a dirlo è l'equivalente di, di, di Zeus, l'equivalente mesopotamico di Zeus, eh, era rappresentato proprio dal toro. Ecco, quindi cosa voglio dire? Perché tutto questo discorso? Diciamo che all'epoca lo chiedeva Dio, oggi ce lo chiede l'Europa. Oggi ce lo chiede l'Europa, ma questa Europa che cos'è? È sempre il toro, è sempre lui, no? È sempre, è sempre quello, il dio dei banchieri. Ecco chi non doveva essere, eh, non doveva essere visto, no? Il popolo non doveva vedere appunto chi aveva messo le catene. Eh, questo discorso eh, è quindi molto più attuale di quello che, di quello che noi possiamo. Immaginare certo. perché appunto le simbologie sono le stesse, se le simbologie sono le stesse è chiaro che l'elite che vi è dietro è la medesima, no? Certo. Quindi certo. questa è la logica, vuole la logica. Certo. Eh, certo. Cioè, anche beh, e se, non è proprio, e se non è proprio la stessa, sicuramente ha gli stessi scopi, cioè quella... Sì, sì beh, certo. chiaro, ovviamente non, non so, quando dico è la medesima, nel senso mi riferisco al medesimo retaggio, no? Poi eh, abbiamo visto che eh, vi è una dinastia di sangue e quindi, poi se la mela non cade mai lontano dall'albero, no? Mettiamola così. O poi magari veramente ci sono persone che riescono a vivere anche centinaia di anni, magari il, eh, le divinità, le cosiddette divinità erano degli uomini, erano dei transuomini, no? Visto a proposito di transumanesimo, erano in fondo. Se noi oggi già riusciamo a concepire eh, una potenziale immortalità, andando per esempio ad agire sui telomeri, no? eh, è stato fatto con i vermi, eh, non vedo perché non possa essere fatto con gli uomini, specialmente visto che tra l'altro specialmente i nostri governanti si sono resi assai simili ai vermi, quindi il genoma è molto simile. Quindi forse anche per quello che cominciano a fare. Adesso che ci penso, vedi, può essere questo il motivo per cui hanno fatto un sacco di test sui vermi? No? Eh, non ci avete pensato, Esa secondo me. Vedi, eh, abbiamo già, ecco, questa è da segnare. <ride> Aspetta, come esatto. la segno. Hai visto <ride> che parlando, parlando è, è uscita. S e scusa che intuizioni, capito? <ride> Quindi questa era l'agenda globalista del, del, del primo secolo d.C. Quindi hanno, per, fare, per riassumere velocemente, quindi questo mega serbatoio che era il cristianesimo, un cristianesimo che è stato levigato, no? In primo luogo attraverso una censura della vera figura storica appunto di, eh, di Gesù e in secondo luogo attraverso il, mh, una sintesi, quindi... Con un'altra filosofia che era quella stoica, no? eh, ricordiamo che quello fu il tempo in cui visse Seneca e che molto probabilmente è stato uno di coloro che, ehm, diciamo, ci ha messo la mano sul prototipo del cristianesimo che poi è stato lanciato nell'impero. Nell no? Perché, appunto, i romani si erano resi conto che le due filosofie dominanti, ossia l'epicureismo e lo stoicismo, che ovviamente erano. Eh, diciamo, due correnti eh, diametralmente opposte, l'epicureismo, che sostanzialmente era un materialismo puro e sfrenato e lo stoicismo invece che era un, un moralismo e una castrazione, no? una, una, andava ad astrarre così tanto la virtù che sostanzialmente aveva un, un marketing alla Beppe Severgnini, insomma. No? E quindi si erano resi conto che invece era necessario un, un, un qualche cosa di più, anche perché obiettivamente... Gli esseri umani dentro di loro sanno di non essere soltanto carne, e quindi è normale che tendano, anelino a un qualche cosa di trascendente, no? Ecco quindi il cristianesimo poteva andargli incontro. Eh, ecco noi oggi il rischio, il rischio di, di trovare degli esseri umani che ancora sentano quel, quel vagito interiore, no? la voce che li, li conduca verso altri livelli dell'essere è ovviamente molto più ridotto rispetto a duemila anni fa. <ride> Però, diciamo che quelli che invece ce l'hanno bastano per tutti gli altri. Però, ehm, per arrivare quindi al giorno d'oggi, chi sono oggi i Santi e i Profeti? Perché all'epoca utilizzarono eh, proprio i Santi e i Profeti come i supereroi, no? Anzi, i santi e i profeti andavano a riverniciare, no? Gli eroi, gli dei, i semidei degli altri, culti, degli altri culti, no? Possiamo eh. vederlo, eh, pensiamo al, al fatto che, non lo so, eh, gli angeli, non so, Gabriele era l'equivalente di Hermes, piuttosto che eh, Raffaele, quindi era l'equivalente del... Um, di Asclepio oppure eh, Michele e Apollo, no? Anche perché poi gli Eluim e gli Anunnaki e i Teoi erano gli stessi, no? Però diciamo che ai cristiani, al contrario degli ebrei che non potevano rappresentare nulla, avevano bisogno di sono stati dati degli idoli, no? Delle immagini, perché le immagini fanno marketing. Ecco, oggi abbiamo fatto una cosa, una cosa simile. I santi oggi non vanno più, fondamentalmente, per la maggior sì. parte delle persone, e quindi sono stati offerti dei supereroi. E questi supereroi, manco a dirlo, sono stati inventati tutti, al 99% da degli ebrei, ispirandosi a chi? Proprio ai teoi, no? E appunto ai santi e ai profeti. Quindi i, gli eroi, e quando, di chi eroi stiamo parlando? Tutti. Iron Man, Capitano America, Spider-Man, Batman, Superman, sono tutti, tutti, nessuno escluso, sono stati inventati tutti da degli, a, dagli autori ebrei. Tra l'altro tutti che... E, ebrei di che tipo? No? Nel senso, cioè, tutte, tutte persone che sono emigrate in America, negli Stati Uniti d'America o in Canada, e lì hanno attinto a, alla loro cultura. Quindi anche le persone che poi sono emigrate negli Stati Uniti d'America in Canada, o, insomma... Eh, comunque nel continente americano eh, erano persone di un certo tipo, di una certa, eh, di una certa elite, di una certa cultura no? che sono riusciti a preservare quel sapere proprio perché sapevano che sarebbero successe due guerre mondiali. No? Quindi eh, sono stati diciamo, molto lungimiranti, ma vabbè, questo lo, ce l'ho messo io così. Eh, io ne ho parlato questo in Super, la, la vera storia di Superman. Ma sì. per tornare eh, detto ciò, Comunque i supereroi che sono nati tutti dal 39 sostanzialmente in poi, quindi Superman è stato proprio l'Adamo per eccellenza, no? è stato il primo prototipo, l'Ubermensch, eh, ecco eh, diciamo che nel Novecento gli eroi erano semplicemente, non sono stati utilizzati, cioè sì per esempio in America venne utilizzato come propaganda da contrapporre a Hitler, no? Quindi come simbolo, ma ancora non, 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 era stato, non, non era stata assimilata dagli Stati Uniti d'America la Weltanschauung nazista, come invece appunto oggi. Ecco, nel, nel 2008, che se non ricordo male è proprio l'uscita del, del primo film. Eh, di Iron Man ed è stato appunto quello quel film là è stato la pietra angolare di tutta la cosmogonia poi della Marvel si è cominciati <coughs> si è cominciati appunto a creare questa questa nuova religione postmoderna ovviamente eh, non viene presentata come una religione ma lo diventa de facto no e, mm. e quindi ma a che pro a che, pro, a che, a che fine per appunto cominciare a veicolare eh, in modo subliminale non solo i precetti, i precetti di, una nuova, eh, di una nuova ideologia, no, eh, ma hanno sono serviti per aprire delle voragini di Overton, anticipare degli eventi storici che sarebbero accaduti. Sì. E questo noi possiamo andarlo a vedere, appunto, nel appunto nel dettaglio. Eh, e... Aggiungo un'altra... Vediamolo, un vediamolo poi. Sì. Aggiungo un'ulteriore un premessa. Oh, okay. La premessa è che eh, noi nel Novecento abbiamo assistito, uh, a proposito di, di, di eterno ritorno della storia, no? all'annuncio del superuomo. A dire il vero, l'annuncio del superuomo era stato dato nel 1883 con Così parlò Zaratustra, con l'opera Così parlò Zaratustra da Friedrich Nietzsche. no? Insostanzialmente un nuovo eh, prototipo di uomo, una nuova umanità che prescindesse appunto da Dio. No? Ecco l'annuncio, la morte di Dio e l'assolutizzazione dell'uomo. Ecco, quindi già nel Novecento si cercò di creare una nuova eh, religione il risultato è stato terribile perché appunto sono state create delle altre ideologie con eh, eh, proprio eh, gli stessi, anzi forse anche più vizi, proprio delle stesse religioni, no? Pensiamo al fascismo, pensiamo al nazismo, pensiamo al marxismo, no? Quindi persino il marxismo si è rivelato oppio dei popoli, no? Tra l'altro, un, quindi una religione invece, manco a dirlo sempre da un ebreo, pensate l'assurdità e il paradosso no, del, del marxismo l'ultimo mostro che li include tutti è appunto il liberismo, il neoliberismo. Eh, quindi eh, il Novecento in realtà che doveva, li, doveva assistere a un'umanità che usciva non dalla spiritualità ma dalla religione, no? e invece è entrata in altri, in altri eh, sistemi, in altre ideologie eh, assolutiste e totalitarie. Comunque eh, noi vediamo riproporre questa cosa, in salsa postmoderna o transmoderna nel ventunesimo secolo questa volta l'annuncio di un super uomo non ce lo dà neanche Nietzsche no? che magari ci consalavamo un pochino ma ce lo dà Robert Downey Jr. con il film Iron Man ovviamente inconsciamente inconsapevolmente no e voi direte ma in che senso e sì perché io sono nato nel 1984 che poi tra l'altro è andato un casino ultimamente e sono cresciuto con Robocop e Terminator, no? i grandi film dove, in sostanza, eh, benché partoriti dall'imperio hollywoodiano, eh, erano ben chiari i confini tra l'uomo e la macchina, in Robocop, la parte umana era comunque quella che doveva essere tutelata, era quella più importante perché capace di etica, di scegliere tra bene e male, no? perché aveva una legge morale sì. per profusare Kant. E quindi sì. Quella parte andava tutelata, mentre invece in Terminator noi vediamo appunto cosa succede, qual è l'orizzonte di un'umanità dominata dalle macchine, no? quindi l'estinzione. Sì. Eh, ebbene, quindi sono ben chiari: è ben chiaro il messaggio che arriva al pubblico, cioè quello che la tecnologia, l'innovazione va bene, ma entro certi, entro certi limiti, certo. Con Iron Man, attraverso il film Iron Man, che è stato uno dei film tra l'altro più visti nella storia del cinema, ha fatto un successo incredibile, eh, tanto che ha permesso poi la costruzione di, di tutto, tutto quel, quell'universo. Il transumanesimo, che è una riedizione del futurismo, no? Eh, il transumanesimo eh, diventa figo, diventa appetibile. E... Certo. E quindi anche quell'inquietudine, quell'angoscia di film no? Che, o, o di romanzi, piuttosto pensiamo appunto ai robot, eccetera, eh, vengono accantonati perché tutto diventa bello, diventa cattivante, diventa seducente. Robert Downey Jr. Iron Man si può permettere di dire che l'essere umano è un'anticaglia, che ha bisogno di un upgrade. Come i nostri maledetti cellulari che ogni due giorni devono fare qualche maledetto aggiornamento, Dio solo sa per che cosa, no? L'essere umano è un qualcosa di vecchio, di antiquato, un qualche cosa che va appunto aggiornato, no? E nel momento in cui va, lo dice lui, eh, è un qualche cosa, no, non si vede, non si coglie il beneficio del messaggio che viene lanciato. Tant'è vero che sempre attraverso Iron Man viene sdoganato anche il concetto di intelligenza artificiale, no? Ecco, però come viene fatto? Considerate che le persone, per chi ha seguito le ricerche di Franco Fracassi, del grande giornalista Franco Fracassi, tutti i film della Disney, nella fattispecie, scusami, quelli della Marvel che chiaramente è stata comprata dalla Disney, sono vagliati dal Pentagono. Ora, per quale motivo il Pentagono dovrebbe variare dei film dei supereroi se non per logiche militari, visto che mi, il... il il Pentagone di quello che si occupa, no? Oltre che poi della nostra salute pubblica. Ma è <ride> questo così. <ride> Ma il, eh, ecco per quale motivo? Per quale motivo? Beh, come ho detto prima, loro hanno sapientemente infilato dentro la nostra testa, eh, quindi in modo subliminale, eh, dei contenuti, no? Che servivano delle attitudini, dei che servivano per aggirare i nostri meccanismi cognitivi. E mi spiego, e mi spiego meglio. Ehm, pensiamo al fatto che, alle, alle potenzialità del cinema, in quanto nel cinema, che poi è un'evoluzione del teatro, no? vengono messe, vengono riprodotte delle dinamiche della vita reale. Eh, in quel momento diventa molto importante perché quelle dinamiche, benché non appartengono alla nostra vita, però potrebbero, appa potrebbero appartenere alla nostra vita. E quindi anche un film può potenzialmente aiutarci a sciogliere determinati nodi no? della nostra vita privata, senza toccarci. No? Quel fenomeno si chiama catarsi quando ciò avviene, ma può anche essere utilizzato per scopi esattamente antitetici. Nella fattispecie. Loro hanno anticipato degli eventi, eh, quindi li hanno anticipati in forma allegorica, ma comunque esplicita, quindi eventi che sarebbero poi accaduti. A che scopo? Per farci confondere la linea di demarcazione tra la fiction e la realtà, sicché quando poi ci troviamo dinanzi a quegli eventi, il, il nostro cervello e tutto quello che capta, ossia la coscienza, come reagisce? Reagisce esattamente come quando ti trovi al cinema, cioè quando sei davanti a un film dell'orrore tu, il tuo corpo, la, la tua eh, parte cosciente percepisce un pericolo, ma c'è un'altra componente al tuo interno che dice stai tranquillo perché tanto è un film. Ok? E quindi, appunto, viene disinnescata quell'emozione quelle, quell negativa, ma. Quando questo succede nella realtà è pericoloso perché nel momento in cui tu sei abituato a quelle dinamiche e a que addirittura a quegli eventi, e quando quegli eventi ti si ripropongono, il tuo corpo, il tuo cervello per continuità cognitiva che cosa fa? N appunto, non fa scattare quel certo. non fa scattare l'allarme, e quindi certo. tu diventi un soggetto a tutti gli effetti passivo. Gli ultimi quattro anni. Hanno provato ciò, cioè dinanzi a, dinanzi a un pericolo incredibile che ci è stato ostentato in un modo che più esplicito non poteva esserlo, visto che siamo stati minacciati da tutte le istituzioni, per, da, da chiunque. Le, la maggior parte delle persone non ha visto, non ha visto le fauci, non ha visto i draghi, non ha visto i mostri, non nemmeno quando non avevano nemmeno una maschera addosso perché perché pensavano che fosse un film, addirittura molti di questi hanno, che hanno riconosciuto la sceneggiatura grottesca hanno addirittura tratto un, un giovamento dal far parte di quella trama. Questa è, è, un, è una sconfitta per il genere umano, ma attenzione, questa non è un qualche cosa che è stato improvvisato, questa è, eh, scienza, questa è scienza del Novecento che è stata sviluppata da... Eh, psichiatri, psicologi, eh, filosofi del linguaggio, eh, insomma, da professionisti del, del campo veri e che le hanno applicate proprio eh, attraverso il cinema, ma eh, non in termini generali. Io, se, voi se noi andiamo a guardare nel dettaglio i film della Marvel, loro hanno descritto nel dettaglio tutti gli eventi che sarebbero successi e che eh, si sono infatti riproposti. Tanto è vero che l'universo della Marvel si struttura in fasi e c'è soltanto un'altra cosa che si struttura in fasi, ossia l'agenda 2030. L'agenda 2030, prima era l'agenda 2020, no? Certo. Quindi aveva delle fasi e la, non voglio dire la parola, ma eh, diciamo quella che c'è stato nel 2020 era... Una delle fasi, no? era uno step da seguire. Anche nei film della Marvel noi troviamo l'esatto corrispettivo di quello che è successo nel 2020 e lo troviamo nei, nella guerra dell'infinito, nell'Infinity Wars, con il mostro finale che è Thanos, che si richiama Thanatos la morte. Cioè, in sostanza, vengono utilizzati dei, dei, degli eroi della Marvel, innocui comunque, no? perché era cioè... un semplice intrattenimento per ragazzi al 900. Eh, al di là della figura di Superman che è stata strumentalizzata, che è profonda come l'oceano, no? ma tutti gli altri supereroi sono stati costruiti per semplicemente logiche di intrattenimento. No? Quelle figure lì sono state invece utilizzate per veicolare un messaggio veramente benefico ecco, e per addestrare le persone proprio cioè. all'interno di un sistema che ha tutte le caratteristiche di una religione, una religione laica che è appunto la scienza con l'H finale, no? E... e che però ha un marketing della Madonna, ecco, perché utilizza gli attori di Hollywood come eh, testimonial, come, come testimonial, ecco, come portabandiera. Porta Ed è per questo che quindi diventa molto, ma molto pericoloso, perché eh, mio figlio... Eh, a, a, ama l'uomo ragno piuttosto che insomma tu, tutti persino Capitana America, no, cioè anche il figlio di Putin ne piace Capitan America. Quindi è un problema, questa, questa cosa, no? Perché questa religione non è rivolta a te, Elisabetta, a me e a Francesco, no? Ma è rivolta a, alle nuove generazioni. Noi chiaramente siamo nella mezza generazione, diciamo nella in quella di Robocop, ma è rivolta alle nuove generazioni perché oramai i culti, il cristianesimo, l'islam, l'ebraismo, eccetera, lo, hanno fatto il loro tempo. Bisogna accettarlo. Non è, non è parola di Davide ramunno dal 2020, in poi miliardi di esseri umani hanno rinnegato in, in al di là della loro umanità, ma non entro, non, non entro in, quel, in quel in quel campo, ma hanno rinnegato i precetti delle loro stesse religioni, no? Pensiamo il, e lo hanno fatto spontaneamente nel momento in cui si sono inginocchiati alla bestia. Tra l'altro, così facendo siamo entrati proprio nell'escatologia di tutte e tre le religioni che ho nominato prima. Infatti era stato previsto che sarebbe successo no? che tutti i potenti i popoli della terra si sarebbero inginocchiati davanti alla bestia, no? e si sarebbero subordinati alla bestia. Se andiamo a guardare la bestia di Giovanni, chiunque egli fosse. La bestia che cos'era? Era una chimera con diverse teste coronate perché ciò, ogni testa aveva un diadema no? Vi ricorda qualche cosa? Un parassita, no? E com'era questa bestia? Aveva la bocca del leone, i parassiti no? Le macchie del leopardo le zampe no? e perfettamente il brand del, del nostro, nostro caro amico Germe, no? E, e questa bestia era nel contempo quindi, non solo una chimera, ma una piaga, quindi una malattia. E quale, quale immagine migliore? Non poteva essere più preciso, no Giovanni, no? E, e questa bestia, il potere di questa bestia sarebbe stato suscitato dal drago. Ora, è necessario veramente esplicitare qual è il simbolo del, dell'OMS, piuttosto del nostro carissimo amico, nonché nonno degli italiani ed ex presidente, ma tuttora in carica del consiglio? No? E dei suoi <ride> protocolli, quindi è, cioè, la fantascienza, diciamo la narrativa è diventata realtà, è diventata realtà a tutti gli effetti. No? Pensiamo alla donna sì. dell'Apocalisse, dell no? cioè, cinta di stelle, con le, 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 perché la von der Leyen non, non rappresenta forse l'Unione Europea e non, è, e non è stata vista più e più volte in. In, in comizi, no, dove si vedevano dietro le, le stelle dell'Unione Europea che sono esattamente come quelle della donna, no? E il sì. drago rosso e il dragone rosso, che è la Cina. Ora, ovviamente, non ho tempo per affrontare nessuno le dettaglio. Io nel libro le sono andate a spiegare tutte, no? Cioè, in sostanza, l'apocalisse è diventato veramente realtà. Eh, realtà storica, ovviamente una realtà grottese, esattamente. Non poteva Guarda, eh, tra l'altro, anche con quei colori dai film, no? Sì, sì. Con, que con quei colori da IKEA fantastici, e quindi noi siamo entrati <ride> proprio nella non è proprio l'IKEA. Mia... Comunque va bene, la non va. È la... ci viene in mente, ce la passiamo la... non è proprio diciamo l'IKEA, che... dai, diciamo Ikea. mi sono autocensurato. <ride> sì. e... e quindi eh, ripeto: non ho tempo, però pensate anche al, al famoso marchio della bestia che tutti quanti continuano a insistere no? sul col microchip, quello e quell'altro. No? se il marchio della bestia in realtà è il plagio, no? tant'è vero che nell'Antico nella, nell Testamento, quando, viene, quando si parla, eh, il marchio della bestia doveva essere sulla mano, e in testa e sulla fronte, ma lì il riferimento è alla, alla legge mosaica, il riferimento è alla legge mosaica, che appunto bisognava portarla sulla mano e sulla fronte, cioè doveva essere nelle nostre azioni e nella nostra testa, la legge mosaica deve essere assimilata sia nella nostra etica che nel nostro pensiero. Quindi il marchio della bestia non è un qualcosa di fisico, è un plagio. Nel momento in cui voi vedete persone che dopo quattro anni ancora portano le mascherine, capite che quello è il marchio della bestia, perché non ha bisogno di un... perché un microchip può essere estratto, no? Ma un plagio è un plagio, non puoi estrarlo, non è un proiettile, no? Comunque certo. sorvolando, sorvolando appunto su questo eh, e per tornare quindi a questo nuovo culto che è stato introiettato nella coscienza di milioni e milioni di persone con queste eh, cellule dormienti no? eh, nell'incoscio collettivo del genere umano, eh, ecco Iron Man è il profeta del transumanesimo, no? È colui che sdogana tutti diciamo, i precetti di questo nuovo Vangelo, di questa nuova agenda, e lo fa in modo rassicurante. Forse troppo rassicurante. Addirittura, lui congeda non solo l'uomo, considerato oramai un relitto, no? ma persino l'Ubermensch del Novecento, che nella fattispecie è rappresentato da Capitan America, il super soldato che era il prodotto di un, era, Capitano America era l'assolutizzazione del soldato fatto di anfetamine che obbediva ed era super forte, no? ma quella era una scienza, la chimica, comunque sempre chimica, no, perché sono stati fatti esperimenti no? dalla IG Farben e altre, eh, altre società, eh, diciamo tedesche e americane no? sui sugli esseri umani proprio per potenziare l'essere umano ma quella chimica era ancora primitiva oggi oggi eh, siamo nel campo appunto della, della genetica ecco considerate che sempre iron man quindi eh, il, il nuovo ultra uomo eh, il nuovo ubermensch congeda anche quello del novecento perché è anche quello antiquato e persino ehm, Sempre, sempre, scusate, sempre attraverso il film Iron Man, in questo caso, Iron Man 3, addirittura si parla di che cosa? Di un tecno germe, uso la parola germe, non quell'altra, no? Che serve per bypassare, per hackerare il genoma umano. Quelli sono infatti, proprio il 2013 tra il 2012-2013, è proprio l'anno in cui appunto nasce una società che è stata la principe nel. O principessa non so adesso se vale il gender fluid, vale anche per la società no nello sdoganare eh, appunto tecniche di eh, ingegneria genetica no il suo nome no vuol dire mod rna no eh, non moderna ma mod rna cioè modifica il genoma umano quello è proprio in quel periodo lì e nel film Iron Man 3 eh, il progetto si chiama, eh, si chiama Extremis, ci fanno vedere in chiave allegorica qual è il problema di quella tecnologia, no? Perché quella tecnologia è stata, è stata eh, portata, diciamo, a compimento nel gennaio del 2020, no, da coloro che hanno vinto poco fa il Nobel, no? Manco a dirlo, vedi, era, già, era pronta proprio nel gennaio 2020, ma pensa che il, che il tempismo. E nel film cosa che vediamo? Che le persone, soldati, eh, che si sottopongono a, quindi, a quel trattamento virale, no? E che appunto va ad creare il loro genoma umano, esplodono. Esplodono perché cioè cosa ci viene fatto capire? No, che è stabile, no? Ecco, noi oggi ci hanno fatto vedere anche una bellissima esplosione perché Hollywood tutto salta in aria, no? Perché è bello, appariscente, no? Oggi, in quell'instabilità, noi la vediamo in tumori, eh, deficit del sistema immunitario, ecc. ecc. Ok? Quindi, anche lì ci hanno già sdoganato un'altra cosa. Qual era il problema? Avevano bisogno quindi di cavie, sempre nel 2013, in Iron Man 3, viene addirittura sdoganato il concetto viene anticipato l'avvento Davide, ti ricordo che mi hai fatto caricare in regia una quantità di foto e di immagini che siamo a... Non abbiamo ancora evocato. Ne abbiamo due. Cioè, sì. se, <ride> voi mi, se voi mi fate caricare 20 foto e poi ne usate due, vi strappo la carta... Adesso ti... <ride> dammi 5 minuti no, e le faccio no, tirare... No, 5 minuti te le faccio tirare fuori tutte, eh, giuro. La vita, la... Giochiamo a carte con le foto che, 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 che ti ho eh, fatto mettere. Vai. Nel, nel, è perché quelle cominciano da Thor in poi, no? adesso soltanto liquido Iron Man, loro sempre in Iron Man 3 ci hanno fatto vedere, hanno annunciato la stagione del terrorismo che sarebbe poi dopo a breve cominciato, no? perché Al-Qaeda ormai non prendeva più, allora avevano bisogno dell'Isis, e, e in cui si vede proprio, viene detto esplicitamente, noi abbiamo il, il capo insomma, oscuro che minaccia l'impero americano, che è il mandarino, e che è in realtà è un attore. È in realtà un attore e quindi utilizza le stesse eh, metodologie no, Epifaniche eh, del buon Osama no? E quindi le stesse identiche e sostanzialmente durante il film viene detto esplicitamente quindi si capisce che chiaramente è una farsa perché non c'è lui dietro no? Eh, viene detto esplicitamente che le persone hanno bisogno di un di dare un volto al male no? di dare un quindi esattamente come in 1984 un Emanuel Goldstein da, da odiare, ma eh, lo fanno in una chiave ironica, umoristica, parodistica, no? Perché così la persona capisce che quindi quella stagione, quel, quel nemico è fittizio, no? Ma non fa tutto il ragionamento, perché nel momento in cui ti viene presentato come ironico allora non lo percepisci, non, non porti fino in fondo quel ragionamento che fa un'equazione con quello che è successo prima. Certo. Infatti nel 2012 addirittura c'è il film più importante che ha fatto record in Cassi nel, nel, nella storia, che è Avengers, dove c'è la battaglia di New York. Lì sono molto furbi perché continuano nella battaglia di New York, ovviamente ci sono dei palazzi che se ne vengono giù, queste astronavi che vengono dal cielo... E si fa quel film sarà importante perché verrà richiamato da tutti i film successivi con la battaglia di dopo, que, dopo i fatti di New York, dopo gli eventi di New York, il mondo non è più lo stesso. Ma il riferimento non è al film gli Avengers, ma a quello che è avvenuto nel 2001, no? E, e quello servirà come base per tutto quello che verrà dopo. Infatti, abbiamo Avengers Age of Ultron dove vanno a rompere le palle, no? E gli Avengers, quindi non la CIA no? o gli americani, no? ma i salvatori eh? dove in, una, in un paese dell'est Europa ex Repubblica Sovietica no? vi, dice, vi dice niente, cosa è successo nel 2014 no? però se tu sai che quel colpo di stato che c'è stato nel 2014 hanno preso parte determinate intelligence di un paese puoi vederla come un'intromissione nella politica estera appunto di, di questo paese qua ma nel momento in cui ti esce il film, che quelli là sono in realtà gli Avengers, tu dici che sono degli eroi, no? E allora ti bevi giù anche quella propaganda. Ma arriviamo alla religione, proprio al nucleo effettivo del Terzo Testamento. Perché per eleggere dei nuovi idoli, tu devi buttare giù tutti quelli precedenti. Ma qual è il problema? Qual è la questione? Che lo devi fare tu. Lo devi fare te stesso. Sei tu che devi. Firmare la liberatoria perché se li buttano giù loro tu poni resistenza ed è per quello che le persone dovevano genuflettersi in questo nuovo eh, quindi aderire a questa nuova religione con quella liberatoria perché la biura la dovevi fare te questo nel noi nella, real, nella cosiddetta fi, realtà perché anche tuttora che fatico a credere che sia stato reale no? Eh, abbiamo visto quindi nuove liturgie, no? quella del distanziamento, eh, quella del caffè seduto, eh, sì, ma in piedi no, eccetera, eccetera. No? Nuovi sacramenti, nuovi eh, <coughs> paramenti, no? la mascherina, nuovi, Perché noi eh, eh, italiani, europei, no? Possiamo sorridere delle, delle, delle donne che portano il velo e lo consideriamo con un'espressione del patriarcato, eccetera. Ecco, quelle persone lì che ridicolizzavano la cultura islamica sono quelli che si portano la FP3 anche quando andavano a letto, no? Cioè, eh, capite, no? Che, che andavano in giro con uno scolapasta per propria scelta, per filtrare non lo so che cosa, no? Quindi negando tra l'altro dei negazionisti del naso, perché il naso dovrebbe in teoria servire a quello, no? a filtrare appunto determinati microorganismi, no? Quindi sono dei negazionisti del naso. Ma eh, quindi una nuova religione è stata costruita, un nuovo culto, un nuovo eh, ordine sacerdotale, non più sacerdoti e preti, no? Eh, che hanno abdicato, la maggior parte hanno abdicato, ecco <ride> esatto, hanno abdicato <ride> <ride> Giusto Don Minutella e pochi altri sono rimasti a, eh, a, tenere, a tenere il punto e a schierarsi no, contro questa finta chiesa no, del, dell'antipapa Bergoglio. No? Eh, pensate che anche nel 2020, la domenica di Pasqua, non hanno suonato le campane, no? proprio perché eh, appunto in quel momento lì la Pasqua, che in genere è sempre stato simbolo di risurrezione, eccetera, doveva, non doveva nemmeno essere celebrata, no? doveva essere celebrata la morte, era infatti il trionfo della bestia. Ah. Eh, detto ciò, andiamo adesso a far vedere le immagini al buon Francesco e eh, ah. questa questo questa, questo eh, questa biura delle delle proprie dei propri mh, culti, no? E attenzione, Qua il riferimento è anche alle persone agnostiche, ate, eccetera, perché uno può essere cristiano o meno, islamico o meno, eccetera, però comunque quello fa parte del nostro retaggio, quindi mh, certo. a, a, a prescindere dall'adesione dalla, dall o meno alle varie liturgie, eccetera, fa comunque parte del nostro retaggio, e non è che tutto il nostro retaggio è male, è morte, no? Non è che il retaggio cristiano sono soltanto le crociate, no? Quindi eh, te, te, teniamo così, non è che il retaggio islamico, il retaggio islamico ci sono i falsafah, i filosofi che hanno custodito il sapere nei momenti più bui dell'umanità, eh, al-Kawaziri, eh, a Verroe, a Vicenna, eh, certo. ma noi oggi ci risogniamo: questa gente qui, a Mazzerei, no? per, 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 per avere queste, queste figure oggi, no? per dirla. Quindi certo. il, eh, con i film come viene fatto? Beh, eh, dovevano essere ridicolizzati, perché per poter, prima di distruggere, no? abbiamo visto eh, per uccidere una persona, oggi quali sono i meccanismi del potere, no? pensate appunto al, al professore De Donno, prima è stato ridicolizzato e poi è venuto infatti, e poi c'è stato il morto, no? perché se lui muore all'apice, quando la sua dignità è tutelata e è inscalfibile, allora quello può creare dei problemi. Quindi prima deve essere... Eh, a, Prima deve essere umiliato, no? no. Se non altro, Giordano Bruno hanno, hanno avuto la grazia, no? Di bruciarlo quando invece il suo rispetto era al massimo. Tant'è vero che non vollero bruciarlo, furono costretti a bruciarlo, no? Oggi, invece, che hanno imparato la lezione, che cosa hanno fatto, no? Perché nel, nel il 17 febbraio del 600, bruciando il suo corpo, hanno liberato il suo spirito che ha contagiato tutti, no? Ma il, oggi invece, che cosa hanno fatto? Hanno capito che devono prima umiliarti, no? E quindi loro hanno fatto questo con tutti i retaggi del, del, del pianeta attraverso la figura di Thor. E voi direte, ma che cosa c'entra Thor? C'entra. Innanzitutto chi è Thor? Beh, Thor noi pensiamo è il dio del nord, il dio della, 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 dei norreni, no? In realtà se andiamo a vederlo ha molte cose in comune con, il, con le nostre religioni. Perché? Eh, perché appunto... Diciamo che eh, Thor assomiglia un casino al dio di, 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 Abra di Abramo, Isacco e Giacobbe, per intenderci. No? Visto che ehm, sostanzialmente per chi ha, ha approfondito gli studi di Cinzia Mele, lo stesso Mauro Bighino, oppure quelli del, dell'ingegnere Felice Vinci, eh, saprà che la, diciamo, quantomeno l'Antico Testamento non è stato ambientato nel Medio Oriente, ma in Scandinavia che il Tempio di Gerusalemme, se non l'hanno mai trovato in, eh, a Gerusalemme, è perché appunto non è mai stato lì. Il Tempio di Gerusalemme era invece a Gamla Uppsala in Svezia. No? Bisognerebbe anche infatti interrogarsi per quale motivo per esempio il re Davide aveva la pelle bianca e i capelli rossi. No? Thor quindi era un membro degli Aesir e anche i regnanti che appartenevano a determinate famiglie erano imparentati con gli Aesir. Pensate anche a Romolo e Remo. Romolo e Remo erano... Di, do, lo riporta quindi non Davide Ramunno ma uno dei più grandi storici che è Plutarco, e spiegava che avevano una forza sovrumana, erano giganteschi ed erano bianchi con i capelli fulvi, rossi. Tant'è vero che Cesare, eh, il termine Cesare, no, deriva sì da Cesius, che appunto vuol dire azzurro, anche qua informazione sul colore degli occhi, no? eh, come, certo. ha fatto, eh, come ha segnalato il professor Corrias. Eh, ma eh, Cesare Kaiser deriva appunto dall'etrusco Aesir, che infatti, era, voleva dire divino. E Infatti, chi sono gli Aesir, ossia, gli Ari, erano appunto i, le, le, le divinità nordiche. E quindi eh, quello che è successo è che c'è stato quindi un esodo dal nord al, al, al Mediterraneo. No? E quindi portando, gettando il seme di, eh, di culti. Eh, che erano specchio poi, dopo di quelli che sono nati appunto in, in Mesopotamia, eccetera, perché fondamentalmente le famiglie che dominavano erano le medesime, no? Eh, la civiltà, questa super civiltà che probabilmente c'era dietro, questa elite, eh, che erano certamente dotati di una tecnologia e forse anche di una biologia superiore alla nostra, aveva applicato diversi moduli in, 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 terre, in terre diverse. No? Comunque, sorvolando su questo hanno, attra attraverso i film della Marvel, è di in questo caso di Thor, è stato creato l'universo, la, la galassia, la cosmogonia norrena, per colpire quella eh, ebraica e quella cristiana. <coughs> L'esempio eh, ci viene dato appunto da questo film, che considerate che il secondo film di Thor è Ragnarok, quindi l'uccisione degli dei. Lì si comincia a ridicolizzare Thor e tutto il Pantheon, norreno um, distruggendo Asgard, eh, facendo umiliare Thor e addirittura anche Odino, visto come appunto l'emblema del patriarcalismo no? eh, dal, dalla figlia. Eh, ma con il terzo film si entra proprio direttamente nel Terzo Testamento, perché appunto Thor viene innanzitutto vestito come Gesù, All'inizio Thor viene questa non ce l'hai come immagine, me la sono dimenticata. Però, se tu scrivi anche su Google immagini Thor Gesù, vedi fuori che, eh, dei, dei ibridi assurdi, ma viene fuori anche questa immagine di Thor grottesca, patetica, no, perché l'attore chiaramente è, 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 sembra in effetti tutti gli effetti Thor con questa veste da Galileo e che ovviamente è, è, è esattamente questa, no? Sì. e in cui Uh, questo viene fatto all'inizio perché viene lanciato questo messaggio subliminale di questo accostamento tra Cristo e appunto Thor in questo film noi vediamo un altro attore molto importante che è Christian Bale che uh, questo subito proprio all'inizio del film piange per la morte della, della figlia e um, adesso ti, ti chiedo di, di aprire questa immagine questa ce l'abbiamo Francesco eh, che è quella in cui, solo che non mi ricordo come l'ho chiamata, eh, ah ok, sì, no, è Rappu, è Rappu il portatore di luce, eh, esatto, questa, dove praticamente Christian Bale eh, si trova davanti uh, a questo che è la sua divinità, le, Christian Bale in questo, in questo film inter, eh, rappresenta, diciamo, indossa le vesti del sacerdote di, di questa divinità, e, e lo implora di salvare la figlia che è morta poco prima, no? Ma lui gli ride in faccia. Gli ride in faccia perché appunto gli dice che agli dei non gliene frega niente degli esseri umani. Ecco, considerate che questa divinità si chiama Rapu e viene sempre eh, definito l'epiteto portatore di luce, quindi Lucifero, no? Infatti guardate che ha eh, questo copricapo bizzarro che, è un, che rappresenta la luce solare, no? E quell'occhio in testa. Adesso Francesco, se, se dopo aver visto questa immagine, guardi il logo degli Illuminati e ti renderai conto che è praticamente la stessa identica cosa, perché qua ci viene esatto. <coughs> qua ci viene annunciata qual è la nuova, quale sarà la veste eh, diciamo, quantomeno estetica della nuova religione, che è quella del culto solare, considerata il cristianesimo assorbì tra i vari culti, il mitraismo e lo zoroastrismo, no? Pensate anche al Natale, al Sol Invictus, no? Ecco, eh, qui noi abbiamo quindi una divinità che è l'equivalente appunto portatore di luce eh, che umilia, umilia il rappresentante, il sacerdote no? di un popolo. Qual è questo popolo? Il popolo è quello ebraico. Infatti viene scelto Christian Bale, non a caso, perché Christian Bale qualche anno prima aveva fatto il film Exodus, Dei e Re, dove rappresentava Mosè. Ti ho, ti ho messo l'immagine di Exodus, eh, dovrei avertela messa se non ricordo male, se no, eh, pazienza. Sì, sì, no, certo. Ma se, certo. Ok, certo. se voi sentite il dialogo di quel film, esatto, se voi sentite il dialogo di quel film, eh, specialmente adesso che vi ho dato la soluzione della, della settimana linguistica, il dialogo è chiaramente riferito al suo popolo. No? Al, lui è rappresentato chiaramente come Mosè quando va appunto a pregare, Yahweh di intercedere per il suo popolo, e lui dice che appunto è condannato e che tanto ci saranno sempre nuovi adepti. No? Ecco in quel caso lì. Quindi viene eh, l'attacco, è appunto al, all'ebraismo. No? Perché? la nuova religione dovrà rinchiudere tutti i culti ma per poter abbracciare tutti i nuovi culti prima dovranno essere depauperati dalle stesse persone successivamente sì. che cosa succede? l'affondo viene, la, la, viene eh, diciamo lanciato contro il cristianesimo in quanto c'è una scena in cui ci sono questi bambini che sono in pericolo e, e Thor sempre oramai più patetico eh, compare appare anzi ai bambini e dice bambini ho una, ho una buona news il riferimento è alla buona novella cristiana gli dice non so se riuscirò a salvarvi ma la buona news è che se morirete essendo voi asgardiani eh, andrete nel balalla no andre il, il riferimento quindi qua è alla buona novella dei cristiani no e anche eh, diciamo all'escatologia islamica cioè che coloro che sono dei buoni o cristiani o appunto musulmani se anche dovessero morire vanno nel paradiso ma i bambini no? che sono la voce della verità quindi non è un caso che scelgono i bambini dicono col cavolo noi vogliamo essere salvati no? quello è, la, è proprio sono delle, delle pietre lanciate contro le, entrambe le escatologie Il, eh, i, addirittura si arriva ad un altro step ulteriore in cui tutti i culti del pianeta vengono, tutti gli idoli no? del pianeta vengono messi in un solo luogo e quel luogo è Omnipotent City. Ora ti, ti chiedo Francesco se trovi l'immagine di Zeus, eh, o, o Ze sia Zeus 1 che Zeus 2, tanto vanno bene tutte e due. Esatto, qua Zeus. Eh, che è appunto l'emblema, l'allegoria, cioè è l'emblema del dio padre. No? Zeus viene riconosciuto da tutti: da tutte le, eh, perché è il più famoso di tutti, no? fondamentalmente, no? anche perché è, è lui l'archetipo eh, di riferimento. No? Del, eh, che, noi vi, che, siamo, che noi appunto siamo vissuti in una società patriarcale. È fuori di discussione. Quello che fa ridere sono le persone che riescono a essere sioniste nel contempo contro, <ride> contro, il il, contro la società patriarcale, no? Visto che, appunto, la, le basi della nostra civiltà sono proprio le, le, le religioni giudaico-cristiane. Però, detto ciò, in questo caso, in questo luogo che viene chiamato eh, Omnipotent City, quindi stereotipato al massimo alla città degli onnipotenti ci sono tutti, tutte le divinità della, della, della terra e, e sono presiedute appunto da Zeus. Ovviamente, Zeus qui non è un super figo muscoloso e austero come potrebbe essere Liam Nison. Ehm, o io quando vado in palestra, ma appunto quando andavo in palestra, ma detto ciò è il buon Russell Crowe quando ormai è un po' fuori, diciamo che è in pensione dal, dal, dai tempi del gladiatore, no? E anche nel, nel, fi, nel film si atteggia proprio come potrebbe essere un c'è chi paone all'isola dei famosi, qualunque, no? Quindi, <ride> il, e quindi è veramente terribile, perché praticamente così viene, scusami, non ho resistito Elisabetta. <ride> e quindi... Oh Dio, Dio, Dio! No, e quindi così va. viene gettata un'ombra su, su tutte le culture, perché vedete, in ogni, sugli spalti ci sono tutte le divinità. A ma per, per accentuare questa parodia di tutte le divinità e i culti del pianeta, hanno messo addirittura anche il dio dei ravioli cinese, proprio per far capire che eh, tutte le religioni sono spazzatura, sono, sono marketing, eccetera, no? Ma perché loro ti dovevano proporre quella vera, un nuovo. Una nuova religione, certo. no? perché no? È, che è quella, ogni religione è più vera dell'altra, no? sostanzialmente. No? Quindi, prima dovevano essere delegittimati quindi tutti i culti. A un certo punto c'era un'immagine in cui dovevano presentarsi Gesù e dove l'avrebbero fatto passare come il dio dei falegnami, non l'hanno tagliata quell'immagine perché appunto la propaganda funziona solo quando è invisibile. In quel caso sarebbe stato troppo esplicito e quindi sarebbe stato poi. Appunto, una nota stonata avrebbe svelato tutto l'inganno. No? Così, eh, invece, il messaggio è stato ben ben assorbito. Eh. Pensate anche al fatto che eh, la, il Gore, che è il Christian Bale per, per intenderci, eh, se, se rimandi l'immagine eh, che ti ho mandato e si chiama Gore: L'uccisore degli dei o qualcosa del genere, <coughs> ha il volto e l'estetica del demonio. Ricordate che eh, proprio Lucifero Rapu, il portatore di luce, trasforma, trasforma Gor, che era un padre che appunto chiedeva pietà e giustizia per il suo popolo e per la figlia, viene con quella consapevolezza, viene trasformato in questo demonio quindi va a uccidere tutti gli dèi. Quindi tu, nel momento in cui vedi la, 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 il modo in cui è stato trattato da quella divinità con disprezzo che ride in faccia a un padre che ha appena perso la figlia, eccetera, empatizzi con il, quello che diventerà il demonio e quindi vuoi sbarazzarti te per primo appunto di tutte le divinità. Quindi il meccanismo è molto 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 sottile. Certo. Per chiudere la, la parentesi hollywoodiana, no? poi dovete anche leggere il libro eh, perché se no, eh, ragazzi, non è che posso svelarvelo tutto, ma ironia a parte, no, questo è per far capire che. Eh, loro hanno preparato ogni film è denso di scienza, eh, di scienza del Novecento, chiamiamola così, del Novecento, e, e serve proprio per disarticolare il, il, tutto il nostro retaggio, perché noi dobbiamo essere privati, no? ci deve essere una tabula rasa della nostra identità sessuale, della nostra identità culturale, della nostra religione, eccetera, per essere ricollegati. Appunto a una nuova a un nuovo culto, ora, eh, considerate che Babilonia, intesa in questo caso non eh, quella in Iraq, ma la Babilonia in chiave allegorica è caduta diverse volte e più volte è rinata sotto una nuova veste no da Babilonia appunto. Uh, a Gerusalemme, da Gerusalemme a Roma, la distruzione del Tempio di Gerusalemme che cosa ha comportato? No? Il traslocamento di tutta quell'elite e del tesoro che era lì nascosto appunto a Roma. Da Roma poi eh, dove, dove è passato? Da, da Roma è passato a Londra e da Londra a New York. Da New York molto probabilmente eh, diciamo che è stata trovata un'altra sede, ed è ad Astana. Perché Astana, quindi in Kazakistan? Perché, perché, appunto il Kazakistan, mi sono chiesto io, no? Ecco, qua adesso si entra già, qua già un po' più difficile parlarne, perché diciamo chiaramente che non siamo liberi di parlare, no? eh, Però eh, diciamo che Astana, allora il Kazakistan è un'ex Repubblica Sovietica, eh, è uno dei paesi più ricchi del mondo eh, è molto ricco per esempio di uranio è molto 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 ricco di uranio e diciamo che la, a, a, il kazakistan nonostante la, la popolazione sia russofona quindi per maggioranza ovviamente parliamo di un ex repubblica eh, sovietica quindi faceva parte dell'URSS però ha sposato in tutto e per tutto la linea occidentale tant'è vero che il kazakistan Approvato le leggi, eh, ha approvato le leggi ha approvato le sanzioni economiche alla Russia, quindi questo per farvi capire quanto sia poco quanto sia molto diciamo pro occidente eh, occidente a targa americana no? e in, in questi giorni tra l'altro Putin è stato proprio, proprio lì a parlare con il, con il presidente, con il nuovo presidente ma ecco ad Astana, Astana è la capitale del Kazakistan ecco Uh, Astana è già stata strutturata architettonicamente proprio come una nuova Babilonia, una nuova Roma, una nuova Gerusalemme e noi lo possiamo vedere perché al suo interno troviamo già dei monumenti simbolo delle varie religioni e che serviranno proprio per, per facilitare il dissolvimento di questi culti in un nuovo superculto, no? Chiaramente con una veste religiosa, ma che in realtà sarà. Laico. Esatto, ti ringrazio. Qua ne becchiamo due in uno. Noi troviamo okay. il Palazzo Presidenziale in mezzo, che come potete vedere ricorda molto la Basilica di San Pietro e nel contempo il Campidoglio a Washington, no? Yeah. Eh, non ho purtroppo tempo per parlare di Washington e anche della geometria sacra e di tutto, però fidatevi degli occhi, no? Eh, il, il richiamo è molto molto esplicito. E poi troviamo... Eh, due colonne d'oro. A che cosa si riferiscono queste colonne d'oro? Ecco, queste sono Boaz e Yakin, che sono le colonne d'oro, o meglio, erano di bronzo. Il Tempio di Salomone. De... Esattamente. Il richiamo appunto al Tempio di Salomone. Considerate che le torri che erano a New York, no? Si richiamavano proprio al tempio di Salomone. Infatti io nel libro La caduta di Babilonia, no? e qua adesso mi faccio un autospot al, al libro, no? io facevo non a caso il confronto proprio tra, eh, tra quello che all'epoca era il tempio della finanza, cioè nel, nel, nel primo secolo d.C., e quello che poi dopo è stato eretto appunto a New York, no? In, con un'architettura appunto postmoderna. Quindi qua troviamo... Appunto, quindi anche un richiamo al tempio di, eh, di Salomone. Troviamo inoltre, dovrei averti mandato l'immagine la, la, della basilica della moschea di Nur, eh, dove appunto che questa è forse la seconda o la terza moschea più grande di tutta l'Asia centrale, e possiamo vedere appunto la cupola dorata. È inutile che debba dirvi a, a che cosa fa riferimento, a che cosa richiamano no? cioè appunto, a, la, a quella moschea che purtroppo per, eh, per i sionisti, insomma, si trova dove dovrebbe essere il Tempio di Salomone, ma in realtà non c'è, no? quindi al monte, sul monte del Tempio è la, la cupola della roccia. Quindi c'è un, uh, un altro monumento importantissimo che l'ha fatto vedere prima Francesco, che è la piramide e che è il palazzo, viene chiamato il Palazzo della Pace. Ma voi direte, ma... In che senso? Perché palazzo, cioè, perché questo richiamo orwelliano no, Alla pace? Perché prima deve essere accesa una guerra ed è quella che infatti è stata accesa, no? Perché nel momento, in questo momento, eh, ebrei e musulmani sono stati scagliati l'uno contro l'altro e ovviamente anche noi cristiani, no? eh, Siamo stati coinvolti, anzi, noi, eh, diciamo, siamo nella nostra inerzia, comunque appunto partecipiamo alla... Al conflitto eh, perché le persone dovranno vedere che cosa hanno portato le religioni no? a ah, questa brutta e tristissima guerra guerra che ovviamente non è stata eh, è stata um, ha preso il pre a dei pretesti diciamo religiosi ma in realtà è stata sapientemente orchestrata no, da elite che della religione non gliene frega nulla, no, delle culture non gliene frega nulla, lancia popoli contro altri semplicemente per questioni eh, materialistiche, a essere gentili. Ah. Quindi Astana e il Kazakistan sono, sono una tavola già bella che lì è apparecchiata perché l'Occidente appunto è già in, in declino. L'impero americano alle ore contate? No? Semplicemente nel momento in cui eh, verrà eh, dichiarato il, il default, eh, perché questo non, non è un se, ma è un quando, no? visto che la, adesso anche il, il, il dollaro è stato sganciato anche dal petrolio, no? quindi non, eh, non c'è più il cosiddetto petrol-dollaro, né il, il, il dollaro era agganciato all'oro, almeno dai tempi di De Gaulle. Quindi nel momento in cui Babilonia cadrà, c'è già pronta una, una nuova sede, okay? che si trova esattamente alle porte tra, tra, tra l'Oriente e l'Occidente. Considerate che questa non è una fantasia di Davide Ramuno, magari lo, fosse, magari lo fosse, i rappresentanti di tutte le religioni hanno già preso parte a diversi concili ecumenici. Quello più importante si è tenuto nel settembre dell'anno scorso, tant'è vero che lo stesso Papa Bergoglio, o antipapa Papa Bergoglio, forse più corretto, eh, mentre a settembre dell'anno scorso, se non ricordo male, dovrebbe essere il, o il 16 o il 14 settembre, forse il, il 14, eh, si è recato appunto ad Astana. Nello stesso periodo, tra l'altro, non, non era andato in Ucraina perché ha detto che non stava bene, eh, insomma, però poi è andato ad Astana, no? Eh, C'erano tutti i rappresentanti delle religioni, tranne che Kirill della eh, Chiesa ortodossa, ortodossa. Diciamo, no? Sì. quindi, che cosa, cosa sono andati a fare? Sono andati a discutere proprio all'insegna no? della, della, di sotto il vessillo. Della pace, dell'ecumenismo, eccetera, proprio per fare per trovare un modo per raccordare tutte le religioni in prospettiva in un unico sistema eh, onnicomprensivo. Questo è il... Quindi noi che siamo... Eh, facciamo che siamo le persone più atee dell'universo, no? Ecco, noi non ci vogliamo trovare sulle pagine dell'Apocalisse? Allora ci troviamo comunque sulle pagine di uno scrittore che è Soloviev, che è il romanzo sull'Anticristo, no? E forse capiamo perché magari... I, i, i libri scritti dai, dagli autori russi no? dovevano essere bannati, eh, in cui si parla proprio che nel tempo della fine eh, l'anticristo sarebbe stato il principe dell'ecumenismo, all'insegna della pace, no? la fine del, diciamo del, in, delle, del, delle religioni quindi delle, delle guerre. No? E questo che viene annunciato nel romanzo dell'anticristo a, a, nel Novecento muore Soloviev, no? Considerate che Soloviev aveva anticipato persino gli Stati Uniti d'Europa. Stati Uniti d'Europa che sono stati annunciati nel silenzio dei media eh, un mese fa, in cui eh, c'è stata appunto questa proposta dal Consiglio eh, delle relazioni, eh, un consiglio insomma speciale, adesso sono anch'io stanco, eh, a Bruxelles, che praticamente ha proposto la trasformazione del Parlamento europeo in un esecutivo europeo che potrà eh, diciamo, assumere delle prerogative, bypassando i, i, i paesi e le, le, le democrazie nazionali ancora di più, perché già comunque è stato fatto. No? Eh, cancellando il, il concetto del, del veto, no? perché basterà la maggioranza, insomma, assumerà anche delle prerogative sulla difesa, l'esercito europeo, eccetera. Quindi, noi già stiamo andando verso dall'Unione un dall europea degli Stati Uniti d'Europa, esattamente come profetizzato da Solove. E Solove disse appunto che il tempo dell'Anticristo sarebbe stato contrassegnato da, dal pacifismo, l'ecologia, eccetera, eccetera, eccetera. No? Ragazzi, quindi, se anche noi vogliamo mettere da parte le varie scatologie, eccetera. Siamo comunque sulle pagine di un romanzo no? uh, attinente. Senti, Ma voglio Davide, chiudere... aspetta, 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 hai tempo per chiudere, aspetta. Ah dai, ok. <ride> wow, perché non avevo so, visto 10.30, allora mi sono... Sì, sì, vabbè, 10.30, 10 minuti ce li abbiamo, anche un quarto d'ora, non è quello il problema. Ci prendiamo tutto <coughs> il tempo che è necessario. E, vabbè, quindi la ricostruzione di straordinario interesse, come al solito. E, diciamo... Ci hai accompagnato per mano mh, cercando di capire quelli che sono i simboli che nascosti neanche troppo grippitamente dentro questi colossal. E che in qualche maniera poi condizionano volente o nolente eh, l'essere umano, tutti noi verso quello che è il piano, il progetto di questa agenda 2020-2030. quindi eh, seguendo questo filo del ragionamento e anche il titolo del, della, della puntata di questa sera è, dovrebbe essere imminentemente vicino alla manifestazione di questo che è diciamo, l'uno Dio la divinità che poi è a capo di questa religione unica, di questo governo unico eh, hai scorto qualche segno perché poi questo diventa interessante qualche segno, qualche simbolo all'interno di questa narrativa filmatografica di questa imminente avvento eh, fermo restando appunto ci siamo detti tutto eh, anche io sposi in pieno quell'idea no, di eh, firmare una liberatoria che di fatto è hai firmato il patto eh, te lo eh, sei è firmato tu e quella la logica noi quella abbiamo logica. noi eh, quando hai fatto bene riferimento ai segni lasciati sulla mano lo sfraghis e il caracna, i due segni che distinguono gli esseri umani dai figli della luce, i figli delle tenebre, sono in itinere secondo me. Però naturalmente chi non mastica un po' di tutta sta roba fa fatica. Adesso, chiusa parentesi, hai scorto qualche segno rispetto all'imminente manifestarsi, palesarsi questa figura? Eh sì, eh, e basta, finisce qua. Eh, sì eh. e... <ride> Oh, sì, grazie, certo. No. Cioè, <ride> prossima, sì, sta... Dovete... Sta... Ma però dovete comprare per forza il libro perché, se certo, eh... certo, certo. eh, no, certo. certo, il, il, il punto cercherò di essere veramente breve in questo caso. Sì, eh. sì così facciamo anche. Però... Scusami, facciamo anche un po' sì. di interazione lasciamo spazio a qualcuno che ti vuole fare qualche domanda. Eh, no. infatti, no, infatti, voglio eh. fare, eh. però, prima voglio lanciare appunto questa. questa eh, vai, vai, vai. Eh, allora, noi abbiamo queste persone che hanno saputo molto sapientemente suscitare dei simboli ovviamente negativi, no? Eh, quindi non è un caso che loro sono andati a, a pescare no, proprio dalle, esca, da, dalle pagine più scure no, di tutte le religioni, no? Eh, il problema è che non hanno considerato una cosa, che il, lo spirito del mondo o quello che chiamava Jung l'inconscio collettivo, no? O Platone l'iperuranio, che okay? le eidos di Platone sono gli archetipi di, di Jung. Funzionano esattamente come il sistema immunitario, o meno. il sistema immunitario, così come ogni cosa in natura, è un prodotto di un'altra dimensione superiore, no? E quindi troviamo le stesse identiche geometrie. Sicché se tu butti dentro, no? In questo in questa dimensione un germe chiamiamolo così inevitabilmente per il terzo principio della dinamica no suscita quindi nasce un anticorpo quindi loro hanno avvelenato la, il, il pozzo per così dire no come hanno utilizzato l'empirio hollywoodiano per suscitare l'apocalisse e quindi subordinare le persone che hanno inconsciamente riconosciuto la sceneggiatura no? e si sono comportati esattamente come nella sceneggiatura, no? ma non hanno considerato che nel momento in cui loro sono andati a risvegliare la bestia e tutte le altre figure negative, eccetera, hanno contestualmente creato anche i salvatori di tutte le religioni e, e questo non fa parte del loro piano. Tanto è vero, e qua vi getto appunto la lesca e poi chiudo io, almeno poi lasciamo spazio alle domande, eh, analizziamo il cristianesimo. Eh, nel cristianesimo chi è il Salvatore? È Gesù. Ecco, c'è un attore, abbiamo parlato di attori, che ha interpretato Gesù divinamente, cons consentitemelo, no? E quell'uomo è Jim Caviezel, proprio quell'uomo che nella passione di Cristo ha fatto lui a buttato giù il muro della fiction cinematografica ed è entrato nella coscienza eh, collettiva di milioni di persone, no? incarnando proprio il Cristo, l'archetipo del Cristo storico, e ne ha portato anche addirittura sul suo corpo le stimmate. No? È stato colpito da due fulmini mentre era sulla croce, e, insomma sono successe tante cose strane, no? si è rievocato anche il passo del Vangelo, no? perché un'idea, quando è forte, quando è intensa, quando è vera, aggiungo, Riesce a valicare riesce a valicare quello lo specchio magico? No? Riesce a valicare la cornice, diventa sostanza. Shakespeare. Che cosa diceva? No? Che la realtà è sostanza dei nostri sogni e anche dei nostri incubi, aggiungono. Ecco e improvvisamente, non a caso, infatti, proprio Jim Carrizel eh, entra nel momento più critico, mh, salta fuori con un film Sound of Freedom. E fa un successo incredibile e comincia a scuotere. Comincia, comincia quindi la risposta immunitaria, no? Proprio lì in America, nel, nell'epicentro dell'infezione. Tra l'altro, è soltanto l'antipasto, perché anche il buon Mel Gibson eh, ha annunciato che uscirà il film eh, Gene Caviezel. Eh, Due, la vendetta e il ritorno di Cristo. No? Quindi dove sarà incazzato parecchio, ovviamente, esattamente come nell'Apocalisse, tra l'altro, no? che la seconda volta non tornerà per essere giudicato, ma per giudicare. No? Ecco appunto, abbiamo parlato che eh, gli attori possono veicolare un qualche cosa di malvagio e di benefico. Lui già sta cominciando a eh, appunto a, a, a riportare. Eh, a, diciamo, a opporsi a questo sistema, ok? E noi dobbiamo ancora vedere che cosa succederà adesso negli Stati Uniti d'America. Stati Uniti che si avviano verso una secessione, dove molto probabilmente gli stati più ricchi, come la California e il Texas, eh, quando verrà annunciato il default, si eh, staccheranno, perché legalmente lo possono fare, chiusa la chicca, no? E un Kennedy Junior che ritorna nell'immaginario collettivo, un Kennedy che comincia a ritornare nell'immaginario collettivo degli americani, no? Ricordate l'umanità che sogna sempre a se stessa. In, in ugual modo, vediamo anche lo stesso eh, per i musulmani. Loro, qual è la loro figura? Loro riconoscono Gesù come profeta e anche come il ruolo salvifico alla fine dei tempi. Ma prima di Gesù è il tempo del Mahdi, no? Ecco, adesso sta per uscire un film che è appunto Dune, e Dune è la. L'escatologia e la narrativa islamica fatta a film, non aggiungo altro. E... perché magari Quindi... scriverei un altro libro sopra? No, 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 no. Però diciamo, in questo caso, veramente eh, sarebbe troppo lungo parlarne. No, da dall'altra uscirà. Il... So che deve uscire il, la, la seconda parte, diciamo, il secondo film e anche una serie tv. Su allora considera, considera che tra l'altro proprio il romanzo a cui è ispirato diciamo Dune che adesso è stato trasportato sulla su Hollywood sul, scusate sul film insomma, da, da, da Hollywood eh, c'è cioè proprio il, il terzo romanzo per esempio parla proprio esplicitamente del Madi cioè non è che è, è proprio quello il titolo no? quindi non è una, una deduzione mia no? e ovviamente poi tra l'altro nel romanzo e nel film il richiamo al Medio Oriente alla alla, alla a quella risorsa importante di quel pianeta, no? eh, che chiaramente è chiaramente l'allusione al petrolio, eccetera, eccetera, e a questo il Madi che, tra l'altro, eh, non è uno del popolo, ma è un ricco, no? è il figlio eh, Trades, no? è il figlio della casata sì. regnante, no? sì. e quindi, e infatti, se noi andiamo a vedere l'attore che ha interpretato. Il Madi, per paradosso, viene da, da è, è un super ricco, sposa a tutti gli effetti l'agenda, la, 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 no? Gender fluid è una schiena zitta, cioè proprio per è tutto tranne che il Madi, no? no? Eppure, quindi ha proprio tutti i crismi, no? Come nel film è il figlio della casa regnante, può essere il liberatore del popolo, no? Cioè, eh, e quindi, ripeto, vi invito poi dopo anche a, a informarvi, anche al di là poi del mio libro, no? ma eh, resta poi dopo il, il messia no? perché il, il Cristo il messia dei, dei cristiani non è quello dei, degli ebrei ecco il problema però qual è e qua chiudo non, 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 faccio, non, non, dico, non, giu, non dico molto ecco diciamo che se il, il, il messia il salvatore, ecco se il messia per, gli, per i cristiani e per eh, i musulmani ha una funzione salvifica cioè fondamentalmente è qualcuno di buono nel senso è il salvatore, è quello, anzi buono nel senso che fa il bene del proprio popolo, ecco in questo senso, no? non che è buono, che è per la non violenza. No? Quello degli ebrei è un po' particolare, perché innanzitutto vabbè, il messia eh, degli ebrei, eh, gli ebrei ne hanno avuti diversi di messia, no? era semplicemente, cioè, semplicemente era il rappresentante del popolo, colui che faceva da intermediario tra... Tra, tra, tra Dio, tra gli Avei e, e il proprio popolo. Ecco il problema: è che se noi andiamo a vedere, potrebbe essere non come se lo aspettano, no? Proprio perché già diversi messia del popolo ebraico non hanno esitato a sacrificare proprio il loro popolo per ottenere determinate finalità. Ecco lì, forse, eh, appunto, eh, si è già palesato, secondo la mia, secondo la mia lettura storica, fil filosofica, anzi. Di filosofia della storia, si è già palesato nel mondo reale, no? ed è stato adorato eh, da milioni e milioni di persone la sua, FI, la sua immagine, no? soprattutto in Europa. E, ma appunto, quindi, quello che per loro è, è il messia potrebbe in realtà rivelarsi eh, pericoloso più per loro che, insomma, per gli altri. E, niente, comunque, proprio nel cinema quello che voglio dire che proprio il cinema è stato inseminato no? con dei simboli mh, malvagi richiamando vol volontariamente le varie scatologie ma non hanno considerato che nel momento in cui hanno richiamato quei simboli ne hanno risvegliati proprio, ne ha hanno risvegliato le antitesi di quei simboli negativi no? quindi anche i salvatori sono proprio attraverso sì. il medium cinematografico uh, sì. si paleseranno già si stanno palesando già si stanno palesando Però, no. eh, Davide, eh, aspetta, chiedo una cosa cioè, certo. eh, ok il cinema è, diciamo così, veicolo di messaggi eh, pilotato per eh, proporci a livello inconscio determinati conte contenuti, determinati fatti, che poi quando si presentano nella realtà noi ne siamo come a suoi fatti, condizionati, quindi, no, il, come dicevi, il, il pericolo non lo percepiamo come tale, però allo stesso tempo se esiste l'antitesi, anche l'antitesi... È pilotata da qualcuno, cioè siamo da davanti a delle fazioni, oppure nasce spontaneamente come risposta? Io penso sia spontanea sì. la risposta, io penso sia spontanea anche perché la cosiddetta risposta non ha niente da guadagnare, capito? In questo momento le persone che hanno messo in campo eh, e hanno rappresentato quelle forze avevano solo da guadagnare, no? È bastato che attori magari dicessero, esprimessero un pensiero per. sono stati segati subito. Ma pensate anche allo stesso Jim Caviezel. Nel momento in cui lui ha fatto il film La Passione di Cristo, lui si è praticamente compromesso quasi del tutto i rapporti con il mondo di Hollywood, visto che chiaramente il film La Passione di Cristo era un attacco non a, a, agli ebrei, ma all'elite. Di, di, di sionista, sostanzialmente, no? quindi no. le risposte noi sappiamo già che saranno disinteressate. Eh, proprio perché non hanno niente da guadagnarci, hanno solo da perderci. Quindi, eh, ripeto, sì. questa è la mia lettura. Io non pretendo di ah, più. No, no, perla, no, chiaro, chiaro, no? chiaro: però, <ride> eh, no, interessante. È, è giusto. La tua domanda è perfetta. Anch'io me lo sono me lo sono posto come la prima domanda che mi sono posto. no? però non mi sembra affatto: tant'è vero che anche il, il, il film Sound of Freedom. È stato boicottato dagli Amazon Studios o Walt Disney. Cioè, insomma, è stato, è stato girato anni fa. Ma salta fuori adesso. Perché adesso? E perché guarda caso adesso escono dei film che ovviamente inconsciamente, perché non è che il regista l'ha fatto apposta. No? Tuttavia il tempismo è ora, è qui e ora, no? In, eh, sembra adesso, adesso salta fuori il, il Cristo, il Madi e quell'altro no? quindi esatto. questo è, la, è, è il tempismo che mi ha fatto, che mi ha fatto pensare. Dopotutto ragazzi eh. pensate semplicemente che l'Apocalisse la, la, che cos'è? no? La rivelazione, il tempo della rivelazione. La bestia <coughs> si è manifestata attraverso un annuncio alla tv quindi che sia un annuncio alla TV. Oggi il, nessuno guarda più il cielo. Se guardassimo il cielo ci saremmo resi conto che abbiamo la, le ragnatele dell'uomo ragno sulla testa, no? Le, le ragnatele chimiche sulla testa. Quindi oggi il, il messia, a prescindere dalla cultura, eccetera, non verrà dal cielo perché nessuno guarda più il cielo. Oggi a conferire lo statuto ontologico addirittura alla realtà. È la televisione, è uno schermo, è il cinema, è il cellulare, lo smartphone. È uno schermo che conferisce la, la dignità ontologica a un fatto o, o, o a una finzione fuori c'è bel tempo alla televisione ti dicono che è brutto tempo. Vince quello che ti dicono la televisione. No? Quindi, eh. per quale motivo se persino la bestia si è manifestata attraverso nelle case di, di tutti no? con un annuncio no? a, alla tv non dovrebbe essere anche per il contrario. Eh, è una domanda, no? Perché non dovrebbe valere anche per il contrario? Quindi giusto. abbiamo visto che allora, comunque Aspettate, funziona. aspettate. Sì, chiarissimo. <ride> ho fatto venire qualche mal di testa, eh? No, no, va bene. No, 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 no eh, come dire, siamo stati incollati alla tua narrazione, che peraltro ho trovato particolarmente approfondita, dettagliata, puntuale, precisa. C'è stato un passaggio che mi ha, a un certo punto mi, aveva, mi ha suscitato particolare interesse, adesso tra le ultime cose che hai detto, perché ho intravisto una possibile chiave di lettura, l'hai solo sfiorato, non so non, ancora, non ho capito bene se l'hai messa a fuoco, non se non l'hai del tutto messa a fuoco, o l'hai volutamente lasciato. L'ho accennata, volo so eh. no. accennata volontariamente perché... Eh tengo molto allora, a voi e al vostro canale no vabbè no. ma non ti preoccupare insomma, se ce lo chiudo ci fai un favore e, <ride> allora, vabbè, mh... allora allora no, il 31 no, aspetta, dicembre aspetta, facciamo aspetta. una puntata aspetta. il 31 <ride> dicembre la capodanno facciamo una puntata e tutto quello che voglio <ride> allora aspettate un attimo perché qua la cosa si fa interessante in questi termini e come al solito dico, proviamo a fare un esperimento mentale Mm. Vediamo se riusciamo a venire a capo di questa situazione. C'è qualcuno, provo a ripercorrere le c'è qualcuno insomma, che è, non solo ha stilato l'agenda 2020-2030, la, la sta coordinando, la sta la progettata, la sta portando avanti, la sta coordinando e usa tutta una serie di strumenti per prepararci, nonché la cinematografia. Mm -hmm. E, come dire, secondo me hai trovato una chiave di straordinario interesse per leggere e decodificare quello che sta succedendo e sì, e questa cosa funziona naturalmente eh, è una delle chiavi possibili non è solo la lettura di per sé esaustiva, anche perché il piano che stiamo indagando in questo momento è un piano che si svolge per intero su All'interno del mondo visibile, quando prima hai accennato al fatto che, eh, come dire, dall'altra parte, se tu avveleni il pozzo, poi quel, il pozzo che c'è nel mondo non visibile si riverbera su questo piano della realtà con dei segnali evidenti, eh, questo è estremamente vero soprattutto se tu riesci a osservare quel piano sai dove mettere le mani sai che cosa dove devi ah. guardare è impensabile questo ve lo posso assicurare che chi ha preparato tutta sta cosa non sapesse o non si attendesse che ci fosse una risposta di quel tipo cioè non è casuale la risposta che nascono degli anticorpi o degli antagonisti è voluto perché voi non cioè, è un peccato di eh, superficialità. Non si può immaginare che chi ha così mirabilmente studiato il piano di azione e di attacco non abbia previsto anche che dall'altra parte ci fossero delle contromisure. Ma quelle contromisure sono volute, cioè ogni volta che io immetto un virus dentro un sistema, il sistema reagisce. Se lo so io, se lo sai tu, se lo sa Elisabetta, figurati se non lo sanno loro. E in questo mh, dualismo, diciamo, ciò che stiamo osservando in questo momento non è, il, il, diciamo, l'inizio, la fine di un processo che è, sta portando ad un nuovo campo di battaglia che si svolge eh, su questo piano. Perché questa roba è finita. Il, nuovo, il prossimo campo di battaglia che interesserà l'uomo eh, è sul piano completamente spirituale. Quando prima Davide ha accennato al fatto che voi pensate che per esempio il Pentagono non si occupi di, della salute dell'essere umano... Beh, vi faccio questa domanda in termini di provocazione, fate un esperimento mentale, ma voi pensate che dentro il Pentagono non c'è nessuna persona che sa di quello che sta succedendo sui piani spirituali? E voi pensate che nessuno all'interno del Pentagono di queste organizzazioni non c'è nessuno che ha assunto, addestrato, usato e li sta mettendo in atto in questo momento persone che stanno ehm, come dire, conducendo battaglie sul piano spirituale? Così come ci sono dei gruppi, delle, come delle, delle, dei drappelli operativi che compiono la loro battaglia sul piano fisico, ci sono dei soldati, a, eh, no? A soldati eh, può sembrare stranissima questa cosa, ma esoteristi, stregoni. <ride> Cioè, non è che il, le organizzazioni tipo Pentagono, Cia, non, non ne fanno uso o ricorso. Lo so che sto dicendo quasi un'eresia, no? No, no, no. Secondo me, sei perfetto per fare il Papa. Eh, quindi non le stanno usando in pieno, e quindi la prossima cioè. battaglia, quello che stiamo noi cominciando a vedere adesso, che stiamo cominciando a vedere, è la tua chiave di lettura ce ne dà come dire un'anteprima un e che quello che ci aspetta è un piano di azione prettamente spirituale finalizzato perché questa cosa quando. Fai riferimento adesso, sarebbe troppo articolato tutto il discorso, però è di straordinario interesse perché tutti questi film, tutte queste cose ci stanno facendo vedere quello che sta succedendo, solo che noi lo limitiamo alla lettura del piano ordinario, cioè di quello che sta succedendo nella realtà. Ma quello che sta succedendo sulla realtà è un riverbero di un'azione che stanno compiendo sul piano spirituale. Quando noi vediamo gli effetti, devastanti delle lisi di lunga vita sul corpo fisico è perché qualcuno ha seminato un'energia sul piano spirituale e quella si sta riverberando con una serie di malattie di fobie, di pazzie continuamente ci diciamo ma perché sta impazzendo l'umanità, cioè quello fa questa strage questa... perché ci sono delle, come dire, delle dei pozzi avvelenati su quel piano e si riverberano su questo la chiave di lettura che tu hai dato ci sta aiutando a comprendere questa cosa. Il, 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 il suggerimento è: non fermiamoci a questo dato perché quello che ci, ci aspetta è la battaglia più grossa che stanno per mettere in campo: non è più sul piano fisico, è l'ultimo tentativo estremo di scollegare definitivamente l'essere umano da quella componente. Quindi, vaccini, pesticidi. E scie chimiche, veleni in giro e simbolismi archetici e una contaminazione dell'inconscio servono solo a quel meccanismo lì certo. Mm. sì sì che, il, che queste persone questi soggetti no, conoscano benissimo quella dimensione che da lì questo è, è evidente perché se no non andrebbero a mettere a proposito di tori no, un toro nel Colosseo normal, o fare quei certo fare cioè. a, a Londra 2012 fare quel, eh, quella celebrazione o scena che anticipava tra l'altro quello che sarebbe successo 8 anni dopo hai un messo no? un'immagine bellissima la facciamo vedere quella di Moloch che richiama, me l'avevi mandata e, cioè, eh, da parte. quindi loro eh, che, che loro abbiano fatto già tra l'altro anche utilizzando e per esempio in quel caso utilizzarono Harry Potter no. Sì. Eh, Proprio perché Harry Potter piace ai bambini, sì. no? E loro già hanno cominciato ad avvelenare, ecco perché infatti l'obiettivo sono sempre le nuove generazioni. È esattamente, piccoli, no? nuove esattamente, È bravo. La tua, È... la tua lettura steineriana io la sposo in pieno, no? Sì. La sposo in pieno perché è chiaro che... La contaminazione la, la... delle nuove generazioni, le prossime battaglie saranno proprio quelle, cioè staccare definitivamente le generazioni che verranno da quel legame che è ancora li lega al mondo dello spirito. Se riescono in questo, la battaglia è finita. Io, quello, che io penso, quello che io penso è che però, eh, diciamo, questi soggetti possano peccare di una presunzione di onnipotenza e non contemplare tutte le variabili, perché questo... No, ma non, questo non... non... Questo non lo so, non, non, non è, non riusciremo a capire. Però diciamo che, diciamo, che sono molto, diciamo che sono molto astuti e molto profondi eh, perché non sono, eh, sono tutt'altro che piatti. Perché se no, io, infatti, ho sempre utilizzato l'avverbio sapientemente, scientemente, eccetera, proprio perché loro hanno esercitato una conoscenza sublime. Il fatto è che l'hanno. Ora, io non so se so, sarebbe bello da, 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 da pensare che il male sia stato esercitato per, per ottenere il bene, no? Probabilmente loro si, certamente ne sono convinti, tanto è vero che eh, sono convinti loro, eh, beh, sicuramente gli illuminati, no? Che così autodefiniti, loro credono di perseguire il, eh, il bene, no? Di, 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 credono di sapere di cosa, cosa è giusto. Eh, sicuramente la gente non sa, comunque la maggior parte delle persone quando io sento esaltare la democrazia ne ho ribrezzo pure io, perché abbiamo visto come in realtà il popolo sia facilmente manipolabile, quindi la massa non può sapere ciò che è bene da ciò che è male, no? visto no. che cede facilmente al marketing. Quindi è sempre tutto rilanci rilanciato all'individuo e alle scelte che fa ognuno di noi nella propria, nella propria, nella propria stanza per, per apprasare in Negramaro questa circostanza però eh... c'è delle trovate fantastiche mi è sé, una citazione è perfetta però per... per... no, la e... scrivo insieme a quella di Cecchi <ride> Paone che è... <ride> sì, <ride> comunque <se> le persone <ride> quella sì, scusami è venuta dal cuore no e poi tra l'altro così mio. mi dai il pretesto per dire una cosa che sognavo da, da tanto tempo di dirla eh, il tuo discorso e le, la tua lettura di chiave spirituale, che sarebbe veramente... Io non ti ho candidato come Papa, ma non a caso, no? Visto che comunque il ruolo è vacante, come, il ruolo è vacante, insomma, se, per chi ha letto l'indagine di Cionci o come di Dominodella... No, no, eh, io lo, Quindi... a Don lo seguiamo. <ride> quindi il, il punto è e che... lo salutiamo io l'ho pure cercato se qualcuno scusami approfitto se qualcuno sì, sì. di voi ha un contatto io ho provato a cercare un contatto allora, farò io, allora farò io da intermediario se no? qualcuno lo, lo se qualcuno io, di voi me. allora se tu riesci a contattarlo lo portiamo in trasmissione e gli certo. facciamo un'intervista doppia con te come co conduttore ma sarebbe guarda un sogno no in se serie, riesci sì. in questo io eh? eh ma certo eh, Elisabetta mi... viene assolutamente eh, tu, sì, sì. ma tu non sei, non, sei, non sei mai stata in discussione cioè, ci mancherebbe. <ride> anche perché se no chi è che anche comincia a fare anche la sigla io non riuscirei mai a farla la... Cioè il sorriso non sono... sono un eh, milanese no, imbruttito e... <ride> il mio palletto è inimitabile devo fare io no però Vabbè. pensate anche al buon al buon Papa Bergoglio che lui ha scelto il nome di Francesco eh, proprio per eh... Rinverdire il suo marketing, no? Già dal principio, tant'è vero che lui adesso ha scritto scritto per modo di dire, no? gliel'ha scritto Draghi il, anche a lui. Il cantico delle creature 2.0 perché attraverso l'immagine no, del, del cantico delle creature sposa l'agenda ecologista, green, no? Ma lui, eh, cioè, se Francesco parlava con gli animali, no? San Francesco, quello vero d'Assisi, no? Lui al massimo, se ha parlato con gli animali, avrà parlato con dei condor o degli avvoltoi Cioè. Capite, no, no? Ti ricordo che hanno messo il condor all'ultimo ecco, presepe Non è che non ha messo quello, cioè, non è che ha messo un gabbiano. Cioè, dico che vabbè, anche il gabbiano sarebbe stato un po' fuori in contesto. Però mettere proprio il condor. Cioè, eh, e quindi comunque il, il, il ruolo è vacante quindi io fossi in te farei una candidatura non so su LinkedIn, tanto se scrive su Twitter non vedo perché non debba funzionare anche LinkedIn certo. eccolo qua, te lo ricordi il conto al Vaticano <ride> me lo ricordo, me lo ricordo e come quindi... mancano i caproni io ci avrei messo anche dei caproni e non lo so qualche altro animale grottesco Vabbè, Vabbè, ma magari, attenzione, fa ancora in tempo, perché questo, non dare adesso queste idee adesso per Natale, perché sennò veramente Don Minutella va col calacini, come si vede anche <ride> giustamente. No, perché, tra l'altro, apprezzo sempre, perché sempre i suoi eh, il suo fervore è proprio genuino, no? Sì, sì. E, sì, e sì. Come, come la maggior parte di noi ha rifiutato, cioè non ha accettato, obiettivamente non solo razionalmente, ma ogni, no, ogni nostra molecola, delle, ogni nostra monade, anzi, del nostro essere, ha, ha veramente rifiutato uh, come siano state facilmente eh, abiurate, proprio tutte le, non so, le, le, le virtù, non di un buon cristiano, ma di un essere umano. Di un sì, essere umano, sì, no? Sì. Perché poi... Eh, Insomma, però, chiaramente nel tempo se, ci mettiamo, cui... se ci mettiamo tra l'altro dentro i suoi panni e non possiamo farlo, Don è veramente un prete dentro, come lui stesso dice, doversi privare di quell'abito che per lui è una pelle, non sì, è, no, è, è, è un abito. Eh sì. Sì. Tra l'altro è stato scomunicato due volte sì. e Martin Lutero, che è quello che creò lo scisma, una volta sola. Che già questo dovrebbe far ridere, no? Tuttavia, adesso visto che eh, Cioè, hai capito, che è peggio di Martin Lutero, no? Cazzo. E adesso però abbiamo visto il Cardinale Burke che gli hanno tolto lo stipendio no? e, e, la, e la casa. Eh, però adesso, quindi, forse magari questa cosa qui genererà un terremoto, no? Non lo so. È, è auspicabile, però, se non altro, bisogna ringraziare il buon Bergoglio, perché adesso è veramente sotto gli occhi di tutti. No? Quindi ha smosso è... un sacco di cose nel bene e nel male. Questo sì, esatto, certo, un... certo, sì. Che serve quantomeno a vedere. Ecco, se non altro, ci hanno reso più facile il compito. Quantomeno per noi che abbiamo gli occhiali me, te, Francesco. Io adesso non sì. ce li ho. Sì, infatti, sì. eh, meno, ogni tanto c'è la Elisa, meno male Lisata sorride, fa un po' no, mi, di più. No, ma io mi di, chiedo mi come, come, come si poteva, cioè, che cosa c'era in, boh. in alcune persone che sono riusciti, nonostante quella pressione, perché, se ve lo ricordate, il presidente della Repubblica, il presidente del Primo Ministro, Papa Bergoglio, cioè tutta una cioè, serie mancava one di cose... Mancava uno di Bam, che era cattivo Manca, e poi c'è cioè, anche il Capitano lui. America, l'uomo, ragno, tutti hanno fatto pubblicità su quella roba lì e, e, eppure e insomma molti naturalmente hanno ceduto, all'inizio ve lo ricordate che qualcuno faceva carte false quando aveva un amico infermiere per farsi fare le riserve di Zungavita al posto del fragile anziano, andavano prima loro, gli fregavano il posto. Per ah. eh, so. comunque mi è visto il, il, il presidente che disse: Prima, gli anziani no, cioè lì sì. ho veramente l'ho stimato molto sì, perché sì. giustamente ha messo l'amore <ride> personale da parte e ha dato la precedenza sì. a chi ha veramente aveva bisogno. Sì. Grazie, eh. sì. è un bel presidente. Ah, Ti do una brutta va... notizia, Davide. Ah. Che non abbiamo successo? tempo per fare interazione con il pubblico. Ah, eh, e <ride> comunque, tanto mi allora, so, 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 gli diciamo agli amici visto. che ci hanno seguito di lasciare dei commenti a questa live. Eh, sì. Sarà premura di Elisabetta raccogliere le domande più belle che saranno lasciate a commento di questa puntata e te le riproporremo al prossimo appuntamento. Spero che vorrai venire a trovarci ancora con tanta gente certo. entusiasmante e le mettiamo nella nostra rubrica della letterbox, le facciamo spostare qua, così eh, potrai rispondere e dare continuità a questa puntata che sono certo susciterà tantissimo interesse. Questa sera l'ha già fatto, ma anche nelle serate successive, quando ci sarà la possibilità che altri sì. la vedano, va bene. Allora, Elisabetta, sono le 11 e tutto va bene, andiamo ai saluti finali. <ride> Come avete cioè, visto, io ho parlato eh, pochissimo, che... quindi vuol dire che proprio l'argomento mi ha sì. completamente rapita. Sì. Eh, stanotte avrò, insomma, come in altre occasioni, ripenserò a quello che ci ha detto Davide. Alcune cose le avevo un po' insomma intuite, ma eh, diciamo che con le sue spiegazioni e con il suo libro che andrò a leggere. Eh, il cinema non sarà più lo stesso <ride> da adesso in poi cambierà tutto sì. quindi, Beh, il, cinema il cinema che abbiamo fatto vero. noi il cinema che abbiamo fatto noi quello era genuino e insomma è gratis aggiungo anche <ride> dai. Sì. Sì. quindi davvero grazie Davide per questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto insieme e noi vabbè io direi di prendere già un appuntamento a sì, gennaio iscrive, lo scrivi sì. sul calendario sì. metti qualcosa. Sì, Mettilo nell'agenda, e... nell lo mettiamo nell'agenda, esatto, nell'agenda Draghi, l'agenda draghi, ovviamente. <ride> Perché va un casino, sempre, no? che è la stessa della Meloni. Tra l'altro, presta... chiedi se te la può prestare. Allora eh, non hai capito? Del... Ha detto: Non c'è bisogno che sto io. C'è il pilota automatico. Le cose vanno avanti da soli, <ride> poi ve li dimenticate. Cioè, chiunque va dopo di lui ormai è, ha inserito il pilota automatico. L'Italia seguirà quello che è. Insomma, c'è da fare, per. va bene. Tranne i pochi per ribelli e resistenti cioè, tranne per i, per i pochi resistenti, tipo, sì. tipo Titanic contro l'iceberg. Basta, insomma, quello che volevo dire era questo: grazie perché poi sono rimaste tantissime persone fino alla fine, quindi vuol dire che l'argomento è piaciuto molto. E grazie, Davide, davvero. poiché tra l'altro, Davide non solo è molto preparato, ma ha questo modo no, di raccontare le cose mettendoci una battuta, cioè eh. molto coinvolgente, ci tiene su. E poi ogni tanto bisogna anche far, fare una risata perché sennò. Sì. Troppo Thanatos, certo. troppo, troppo Thanatos. Allora, no, vediamo infatti. di chiudere questa live con una visione di Davide, come dire, epocale. <ride> visione, <ride> per il, per le, visione per il Natale, il Capodanno 2023, il Capodanno 2024. E mm -hmm. La prossima sceneggiatura della TV, l'isola dei famosi. Piazza Vaticano, Presepe, Cecchi Paone. È tutto reale, ragazzi. Che, che, è tutto reale. Che, ho Che figura. Comunque... Che figura lo mettiamo a fare nel Presepe a Cecchi Paone? Sentiamo. Eh beh, <ride> questo... con questo. Non vorrei offendere il Buellasinello, che magari. È... No. Eh, no, il bu Buellasinello, no. Qualche, qualche altra cosa. Trova un'altra figura che può. Lo eh, zampognaro lo questa... non... Zampognano. Pensate, però, per assurdo adesso eh, scherzando, scherzando, no? eh, San Francesco è proprio conosciuto per uh, aver inventato il concetto di presepio, no? Sì. Ecco, Papa Francesco ha non a caso, secondo me, cercato proprio di metastatizzare. No? Il presepio, inserendo, non so, cioè, figure. Eh, non so che cosa gli hanno regalato da piccolo no? a lui, che giocattolo gli hanno regalato da piccolo, no? però evidentemente il Condor gli piaceva un casino, quindi, devo dire, cioè, quindi me, anche, la consiglio anche agli americani al posto dell'Aquila il Condor, cioè, sì, sì. Eh, mi sembra anche forse più coerente, no? quindi, eh, quindi non lo so. Non lo so sicuramente non ha avuto una bella infanzia, quindi in parte mi, mi dispiace, però sì. beh, vabbè, Va bene, ragazzi. No. Grazie, grazie per yeah. uh, questa bellissima serata. In compagnia ci siamo fatti un po' di cultura cinematografica, letta con una chiave non troppo criptica, cioè ma sicuramente in chiave apocalittica. Noi ci vediamo a questo punto lunedì. Eh, non ho fatto in tempo a preparare la copertina, ma come al solito, sempre alle 21, sempre qua su Le ali del Bruco. Siate. Siate appolto. Siate, siate, cioè, siate quello che siate, siate <ride> guardinghi, no? Siate guardinghi, siate guerrieri e restate guardinghi. Sempre. Hai visto, però, i guardinghi c'erano. Eh. C'eri, quasi, c'eri, quasi, quasi. Vi abbraccio. Buon fine settimana. Ciao, 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 ciao.